Oh, eccoci qui, buonasera a tutti, benvenuti in live. Oggi perché la musica è così bassa? Che cazzo è successo? Da un momento, buonasera belli, forse devo alzarla di più di qua, non lo so, vabbè. Come state? Benvenuti in live, benvenuti in taverna, chi siamo? Vedo un Axe, vedo una Greti, ma i silenziosi ci sono sempre. Poi vedo anche una Neko, come stai? Bellissima, vedo Ragnar, come stai? Bello. Tutti belli, ma tra l'altro stasera che cos'è che è così blu? Ah, perché ho anche la luce blu. Ma lo sapete che il mood blu ci potrebbe stare? Ci potrebbe stare. Buonasera, belli. Buonasera, buonasera. Buonasera anche a te, Sans. Come stai? Bello, benvenito. E di buonasera anche a Neko. Neko. Come state? Che mi raccontate? Come è andato il vostro lunedì? Buonasera anche a te, Makash, bello, benvenuto, benvenuto. Fatemi controllare come al solito queste due cose. Io tutto bene, sono solo un po' stanco, però il lunedì si sa che è una rottura di coglioni per un sacco di persone. Oggi ci facciamo un po' di main quest, io ve lo dico, sta webcam non la metterò mai bene, ma ormai ci ho rinunciato. Tutto bene qui? Ok. Il gioco l'ho avviato anche prima perché ho visto che se lo avviamo in live crasha il tutto. Buonasera Dark, come stai, bello? Ho fatto il sesto e il settimo giorno di ginnastica, ho preso troppo sotto gamba sto gioco. Il gioco inteso Hogwarts Legacy o inteso l'allenamento? In caso per l'allenamento va bene, però ricordati sempre anche il riposarsi. 2 ore di matematica, cosa stiamo parlando? Calcola Magash che io alle superiori facevo 4 ore di italiano. C'avevo, mi pare, il mercoledì o il giovedì, 4 ore di italiano. Professoressa fantastica, la adoravo, bellissima. Ma i miei coglioni dicevano non lo so, non lo so. Allora, per come si presenta nel completismo, pure pure. Perché mi sembra molto leggero, mi sembra ok, prendi tutti gli oggettini, le cose. Fai gli enigmi, però vediamo come si va con le tempistiche. Perché in realtà è sempre quello. Io, come ripeto, con Hades non mi aspettavo quel completismo così grindoso. Anche se ho trovato un metodo, non cheat, chiamiamolo così. Perché fare le run Poseidone più il caos, c'avevo tipo i boss che mi davano 700 d'ombra a botta. Cioè io in 3 run. Con fatto, sono passato da 10.000 a 17.000. Per dire. Però dipende come va con le tempistiche. Lamento ovviamente perché Hogwarts non ce l'ho, mi dispiace, ne devi aspettare per la Switch. Però sono contento, sono contento. Buonasera anche a te, Firma. Quanti siamo? Tanto ci sta una persona nuova che salutiamo subito. Engi1200, grazie mille per il follow. Benvenuto in taverna, ti faccio partire. Zitto, zitto, quattro, quattro. Furbo il ragazzo, hai visto, sì. No, perché The Dark, cioè, è una roba, l'ho portato avanti un sacco di cose con i vari dei, ho stretto tanti legami, Adi mi ha dato l'oggetto, random, sta andando avanti le cose, prossima volta molto probabilmente vediamo il true true ending e quindi poi si tratta solo di puro completismo, però tocca far così, eh. Tocca far così, tocca fare così perché altrimenti Hades non lo finisci mai al 100%, anche perché lo specchio è finito. Adesso iniziamo ovviamente, questo è il solito chatting. Lo specchio è finito. Quando ho fatto l'ultimo dado di merda ho fatto sì! Ho strillato fortissimo, erano le 4 di notte. Anche se per fortuna in video non si vede perché sono muti quelli. Mo' mancano quelle due tre cose che sono... Grinding pesante. Allora, il bordello genitoriale di Kratos? Inteso? Cioè, vabbè, quando si parla in generale dei nostri cari greci è sempre un puttanaio, quindi diciamo che do cogli, cogli, cogli male. Ma comunque, diamo il via alla sigla. Non lo so, Dark. L'hai collegato l'account Prime? Guardate che appena ho detto cominciamo, mi sa che ha tirato una spikeata. No? Sei sicuro, computer? Ok. Diamo il via alla sigla. Che tocca fare cose stasera. Pi!
È molto da assimilare il primo giorno. Mi sembra incredibile essere qui. La professoressa Weasley ha chiesto ai professori di fornirvi alcuni insegnamenti al di fuori del curriculum ordinario. Hai tanto da imparare. La nostra eredità è nelle tue mani. Voi non avete idea di quanto altro sta tirando delle spikeate di lag, perché sia mai. Dio mio, vedi, lo sapevo che dovevo attendere. Buonasera, Benedetta, come stai? Bella. Finalmente mi sono liberato stasera. Oh, sono contento. Benvenuta. Sta laggando. Ma che cazzo c'ho stasera che metto le parole inglesi in mezzo a cazzo? Sta laggando come una merda. Quindi resistete. Perché è quella solita fascia d'orario di merda, ragazzi, purtroppo. Io non ho Amazon Prime, non lo so, non ho idea, Dark. Mancano i dindi sulla carta, non ho idea. Comunque, grazie per il pensiero. Sì, sta tirando delle spikeate leggendarie. Dio meme. Resistete. Sì, no, stasera non ci sto, anche perché sta cominciando a fare un caldo qua dentro, col fatto che mo ricomincia a diventare primavera. Sto computer buttando si sa quanta aria calda. Ti sei calmato, pezzo di me? Sto parlando della connessione, sì. Sembra di sì. E allora non lo so. Magari Twitch, che è un pezzo di merda, come al solito. Comunque Twitch, grazie che mi dici che siamo 3 spettatori, quando palesemente non è vero. Ma comunque, come stai, Benedetta? Benvenuta, scusa che ci stanno i soliti lag, cazzi e mazzi vari. Andiamo, ditemi per l'audio tutte cose. Buonasera anche a te, Corvo. Dall'ultima volta non ho fatto niente se non fare estetica e farmare, ragazzi. Cioè, io tenevo letteralmente il nostro caro Harry Potter, nostro caro Hogwarts Legacy di sottofondo, ho decorato come la merda, ho messo quadri ovunque, anche detto. Ho comprato, cioè insomma, ho semplicemente arredato qualsiasi cosa del mondo. Una vada a fanculo Twitch. Ci sta. Oggi ho fatto tempo, più 2 giorni no. Sì, vero, stanotte faceva dei tuoni anche qui, incredibili. 10, grazie, sono contento. Ho riempito essenzialmente tutto, ragazzi. Sono andato da quel signorino a comprare. Questi dovrebbero fare tipo pozioni a caso ogni 10 minuti, tipo. No, adesso si è calmato. Infatti, tra l'altro, adesso che si è calmato, vi invito a fare un bel F5 tattico, perché così vi risincronizzate con la live. Perché purtroppo è una merda. È una merda la connessione italiana. Io verrà un giorno in cui mi trasferisco a Milano. Voglio avere 18.000 bit. Byte. Né peggio, megabyte. Porca troia. Gesù Cristo. Ok. Speriamo che oggi la live non crasha, visto che questo gioco occupa una quantità di memoria inverosimile. E andiamo a fare quello che dobbiamo fare, ragazzi. Intanto fatemi trasferire a Hogsmeade, che dobbiamo andare. Minchia, da tante persone sta nevicando, giustamente, perché si è sfanculato il clima e quindi nell'ultimo... Che tutte le strade portino a Hogsmeade. Quanto? Ditemi, è troppo alto l'audio, perché mi sa di sì proprio un culo. Sta nevicando un sacco di persone, sono contento, anche se la neve... Cioè, quando siete tipo a casa a palla all'aria, bella. Quando dovete andare al lavoro, porca troia. Devi uscire e rientrare dalla live, essenzialmente, Sans. 10 centimetri di neve, porca troia. Nico, non dire cosa. Allora, io mi devo anche riabituare. Perché non ho una... Ah, è vero che qua c'è la no-fly zone. Allora, onde evitare, datemi un attimo, perché io conosco questo gioco ormai. Fatemi mettere il nostro caro Streamlabs in modalità prestazioni, perché mi sa che veramente la volta scorsa è crashata la live perché c'è stava la memoria troppo piena, ragazzi, eh. Cioè, perché la memoria era arrivata al 100%. Ed è crashata live per quello. Io vi ricordo, non ho 16 GB, ne ho 32.
se non bastano 32 GB di RAM per far girare un cazzo di gioco? Che cazzo devo avere il PC? Ma vai salire su sta scopa di merda, per Dio! Ma che cazzarola di Hogsmeade? Posso salire? Oh, affangulo! Che tra l'altro di recente è uscita una notizia che mi dà veramente fastidio, che ormai le RAM saranno a botte di 24. Cioè, aspetta, un tipo di RAM saranno a botte di 24, la cosa mi fa paura. Non c'è un rumore. Uno. Perché è così silenzioso? Andiamo a fare la main quest che voglio i cazzo di snazzi, come ha detto prima la nostra Panzi. Ma il fatto, Neko, che non dico che questo è un PC della NASA, però quasi, porca troia. Cioè, nel senso, Gesù Cristo. No, no, è il fatto è quello, Magash. Siamo a un certo punto, perché crashava a spack, l'ho tolto il ray tracing, perché diventava improponibile. Che è? Perché? Oh. Oh. Niente draghi che mi mangiano a mezz'aria, eh? Boni. Jumpscare da 3. L'hai chiamato, Fear? Perché, boh, a quanto pare è più efficace, Ragnar. Faranno 24, 48... hanno fatto un paio di RAM, un paio di società che... vanno a non mi ricordo se a botte di 24 o qualcosa del genere, però una roba di quelle dispari, no? Cioè, tutto il mondo dell'informatica aveva 8, 16, 32, 64 e compagnia. Loro di... no, 24. Perché sì? Esatto, mi immaginavo, ma io ricordo quando andavo a lavorare un po' sì lontano all'università, mi sparavo. Ah, ok, proprio così? Sì, Makash! Sto gioco da solo, tutto ad ultra, senza... 18 GB di RAM! 18! Poi se ci metti Streamlabs, che ve lo sto streamando in full HD a 60 fps, Streamlabs si prende un'altra 4 GB, c'ho due schede aperte di merda. È la fine. Ciao professor Fig. Tra l'altro fammi aprire la Metropolver, ma che cazzo vuoi? La vera domanda è, noi che incantesimi avevamo sbloccato? Ok. È vero, avevamo sbloccato Arresto Momento, Glacium, come cazzo allora si chiama. Va bene. Un'altra avventura ti aspetta? Sì, calma, Ignazio. Zitto, Fig. Sì, sì, che è multiplo di 8, ok. Però non è, appunto, le RAM andavano 8, 16, 32 e così via. Il 24 è una roba che ti destabilizza fortissimo. Ti destabilizza tantissimo. No. Alla tua, Sans. Seguaci di Ranrock. Da quel che vedo sono circa una dozzina. Forse Non possiamo materializzarci dopo di loro nella torre. Potremmo, ma non sappiamo cosa ci attenda nella torre. Tuttavia, ciò che mi preme sapere è perché si trovino qui. Legge. Si sono accampati poco più avanti. Suggerisco di investigare un po' prima di fare altro. Muoviamoci. Ok. Beh, va la bene. Situazione non è ideale. Già, da questa parte. Ciao Guy, come stai? Bello, benvenuto. Di disillusione. Meglio passare inosservati. Aspetta che devo impostarlo, porca puttana, mo qual era? Era questo sotto, a sto punto... No, beh, mi tengo quello. No, no, ovviamente quando sto in live con voi non lo gioco a 120, ma anche perché il PC credo che implode se metto per sbaglio 120. Mentre la CPU regge. Ma il fatto è che io continuo a dirlo... Mi prendo una caramella, già mi sta finendo, cioè... È che non è... Cioè, ottimizzato un po' col culo, ok. Ma la cosa veramente preoccupante è la RAM, eh. Cioè, è tanta, cazzo. È tanta. Intanto sta tirando delle spaicate di lag, mannaggia la madò. Schina. Vabbè, che mi hai detto andiamo in stealth? Io stavo andando in stealth. E adesso... Vabbè, ma sei un pezzo di merda. Io effettivamente un nemico ti permette di lanciare i pedifi con sto talus, in modo che metti fuori i giochi i nemici deboli e infliggi danni significanti a quelli più forti, ok. Ho sbagliato, volevo andare in furtività. Ho sbagliato. C'è qualcuno qui. Buoni. E ormai la furtività se n'è andata a fanculo. Deve esserci qualcosa qui. La città. Ok.
La furtività, ragazzi. Furtività, questa si chiama. Ah, ma sono fatti apposta per essere così forte. Momento, ragazzuoli, Madonna mia, guarda quanto va di merda. Ok, si dovrebbe essere sistemato. No, un cazzo si è sistemato, raga. Raga, allora, dovete resistere 20 minuti, mi dispiace. Una decina di minuti. Che si sistema sta lag di merda. Purtroppo questo è il nostro caro paese chiamato Italia. Il nostro caro paese non riesce a reggere una connessione di merda, perché sia mai. Ahi sta la furtività, che cazzo serve, fig? Ecco, guarda la furtività. Arca troia, perdonata. Revelio. Revelio, tutti i cadaveri morti. Revelio. Ok, va bene. Sì, ma io non ho mai capito perché la mia connessione proprio fascia 10 e qualcosa esplode. Non l'ho mai capita sta cosa. Non c'ha proprio senso. Fammi raccogliere i loot, fig. E adesso entriamo furtivi, dammi un attimo. Dammi un attimo, adesso entriamo tutti furtivi, entriamo. Io mi dovrò abituare prima o poi a questa cosa di cambiare gli slot. Ma non credo ce la farò. Perché sono un rincoglionito, ho anche detto. Sì, non credo di averla mai utilizzata fino ad adesso la furtività. Ho killato qualsiasi mova se muova, qualsiasi cosa si muovesse. Bello strato. Estate, porca. Per lo stradatore, l'area circostante cerca qualsiasi cosa abbia a che fare con i nomi. Ciò che troverai qui potrebbe essere la chiave per restituire tutti i goblin, il posto che spetta loro di diritto del mondo. E vabbè, Eren, praticamente. Marca puttana. Verserò il tuo sangue. Questa cosa comunque è molto Shadow War. Uno zingaro! Ok. Sì, comunque il roll è veramente molto Souls, però ci sta. Arca puttana, mi sono distratto. Fig, però se attacchi pure tu, mannaggia te. Oh, tu mi hai rotto i coglioni. Tacci vostra. Comunque l'audio ogni tanto è un po' sfanculato. Cioè ci sono dei momenti in cui potrebbe essere anche il cazzo di jet russo che ho qua sotto che un po' mi distrae. Sì, ma si vede proprio che hanno preso quella telecamera, Kael. Hanno preso la telecamera di quando arrivano gli orchetti che si introdu... E che cazzo di incantesimo era quello? Che ci stava una sbarra di ferro là dietro. Di apertura. Molto utile. Ora non c'è tempo, ma se non lo impari prima, ci lavoreremo una volta tornati al... Ok, quindi l'incantesimo Zingarus, anche detto Alomora, ce lo impara, fig. Ma no, ma del tipo anche fare delle infrastrutture decenti, Ragnar. Revelio. Cioè, basti pensare a quello. Ok, sembra essere... No, non lo dico. Oh, c'era uno scrigno! E vabbè, questo c'ha il salto di un bambino, giustamente. Chissà chi è. Merlino. Potrebbe essere chiunque. Un po' basso il volume di gioco? Ve lo alzo. Se mi permetti gioco di cliccare le cose, magari, però va bene. Mantelli vari. Ho il panico comunque. Ho veramente il terrore che crashi la live. Ma io posso fare anche qui accio. Oh, bravi! Ditemi se adesso è alto, perché potrebbe essere. Hanno messo che sull'accio, se tieni premuto, casta Wingardium Leviosa. Oh!
Madonna, bravi, senza che uno deve stare sempre a cambiare 27 volte l'incantesimo. Bravi. Hanno messo sta cosa che lui può bere ovunque a cazzo, che non ha senso. Queste scuole saranno soldi da secoli. Non ho mai visto un incantesimo tanto duraturo. Ti do il benvenuto alla torre di San Bacar. Ops. San Bacar. Ah no, mi sa ce lo insegna Percival l'incantesimo Zingarum. Salve, professore. Ha per caso detto torre di San Bacar? Sì, il professor Bacar è un custode. Non l'hai ancora incontrato. Sono felice di confermare che avevo ragione nel presumere che ci saremmo incontrati nuovamente e così presto. In base al trambusto che ho udito, tuttavia, sospetto che per te non sia stato facile arrivare qui. Per nulla, professore. Abbiamo incontrato dei goblin fuori dalla torre. Il fatto che quei goblin sapessero della mia camera blindata mi turba molto. Beh, però si pure è morto da non si sa quanto tempo, però vabbè. La minaccia potrebbe essere più grande di quanto credessi. Motivo in più per andare avanti. Di sotto, vicino all'ingresso, è stata sbloccata una riserva di magia antica, simile a quelle che hai già visto. Usala per attraversare una porta. Temo di non poter dire altro. Il professor Fig non può venire con te, quindi ti aspetteremo insieme nella sala delle mappe. Ricorda ciò che vedi. Dobbiamo capire come facevano i seguaci di Ranrock a sapere di una torre un tempo appartenuta a un custode. Per il momento però hai cose più importanti a cui pensare. Un deposito di magia antica, se non vado errato. Sì, signore. Allora lascerò la questione nelle tue mani sempre più capaci. Detto questo, fa attenzione. Certo, signore. Ci rivediamo alla sala delle mappe. Una riserva di magia antica, di sotto, okay. Vicino all'ingresso. Ah, tranquillo, Fiore, che magari deve anche renderizzarla poi appare. Te capisco, Ragne, io mi ricorderò per sempre il mio tempo quando avevo la 6 mega, l'inferno, cazzo. Ma tanto puoi renderla quanto cazzo ti pare bella la connessione, rimaniamo sempre in Italia, ecco, appunto, dio merda. Revelio. Qui. Ok. Sì, però quando entriamo in queste robe non è... è come se entriamo in un qualche altra tipo realtà, perché se non... perché non poteva venire il professore, perché non poteva passare attraverso. Era un incantesimo di disintegrazione se lui passava. Sì, no, ma con la connessione vecchia, se già che raggiungevo i 100 veramente kilobyte, altro che il mega. La prima... ah, proprio così! Mega Dungeon, la prima prova! Figo! Ecco qua. Asset riutilizzati? Forse. Ho già visto. Posso usarla la scopa qua dentro? No. Alla Gringot e nel reparto proibito. Non lo so neanche io, Sans. Non ci hanno detto vieni qua a fare la prima prova. Stop. Vai e fidati, anche detto. Ok. Perché dovevo poterlo romperlo qualcosa? Sì, ma già qua c'ha senso che ci sia la ZTL a differenza di quell'altro robo. Da Hogsmeade io ancora devo capirla perché... no. No, no, ancora più bassa, Corvo. Direttamente 100 bit. Io non credo di aver mai caricato niente con la mia vecchia connessione. Non credo mai nella vita. Mai nella vita. Assolutamente. Alla tua, Fia. Madonna. È gelata. Ok. Vabbè, portali dentro portali dentro portali. Deve essere successo qualcosa. Meglio dare un'occhiata in giro. Ok. Dici che non mi può accompagnare per quel motivo. Però, vabbè.
Diciamo che, sinceramente, dirò. Non dico che la trama messa diventa secondaria, ma quasi. Cioè, io sono più qui per gli animali magici e gli incantesimi. Poi magari ci sta qualche plot twist che tu fai porco puttano fortissimo, eh. Mai dire mai, sinceramente. Corri, corri. Ecco qua un'altra di ste cose di merda. No? Oh. Ah, ok, no. Pensavo chissà quale effetto mind blowing. Più o meno sì. Attenzione, Neko spara un annuncio time brutalmente. Mi dispiace, grazie mille a tutti quanti per il support. Vi parte adesso la pubblicità molto probabilmente. Sono qui per i Pokémon magici. Sì, questo è uno di quegli specchi tipo quello di Sirius, beh. Grazie comunque per il support, bello. Deduco che appena faccio un passo qui mi salta addosso anche l'ira di Chris. Però di design veramente bello, eh. Cioè tocca dirgli che le hanno studiate molto molto fiche le cose. Vabbè sì, ci vado alla prova, ci vado, ci vado. Altre tracce di magia antica. Deve esserci qualcosa di diverso. Addirittura, Neko. Ah, ok. C'era un prompt che ho visto io male o no? Ok. Qua l'RTX penso che se lo attivi ti fa esplodere il computer con tutta sta cazzo di pietra. Guarda che bello, cazzo. Non si sta ancora animando nessuno? Non sono mai un buon segno. Almeno stavolta so che cosa aspettarmi. Sì, ma questo è uno di quelli grossi. Io non so se lo voglio affrontare. Devo, anche detto. Madonna te, apro il culibus. Lì. Ma come è morto quell'altro? Confringo, Expelliarmus. Accio. Tori via dell'arma, stronzo. Ma come, scusa, l'hai rispawnata? Ma che cazzo sei, Reaper? Spara così a cazzo e poi rispawna. Vabbè, ma aspettavo fossi più forte. È caduto tipo proprio che botta che le cupre. Sapete quando è stata a muove tirate tipo una graniata da qualche parte? Il personaggio è vestito come Freddy. Freddy chi, domando? Freddy Mercury? Non credo. Queste hanno un'aria familiare. Revelio. Reveliamo tutto. C'è un cazzo. Ok. Tazzo. Le. La vera domanda è come vado di là. Minchia, meno male che il signorino ci aveva detto prova impossibile, difficilissima. E poi bisogna saltare sulle piattaforme e tira quattro incantesimi di merda. Allora, ma lì c'è qualche... Sì, c'è una cesta. Quindi bisogna fare... Come posso andare lì? No, che te Expelliarmus. Un Freddy acca. Si gli sbucano i dentoni. E ovviamente anche i baffettoni. C'è qualcosa con cui posso andare di là? Revelio. Perché prima dovrei. Ho usato accio. Prima hai usato accio. Che vuol dire hai usato accio? Non ci arrivo fin laggiù? No. Ah, ok, ho capito. Ho capito quale Freddy. Ah, no, c'era... Non ho idea di come andarci lì, sinceramente. Lo voglio quello scrigno.
quella piattaforma potrebbe portarmi dove devo andare. Sì, l'ho capito, signorino, che è quella la piattaforma del ciollo. L'ho capito. Cioè, non è che fino a là ci sono arrivato pure io. Ma scusa, ma tu non puoi fare tipo un... No, sì, a mai. La vera domanda è... Immagino di dover cercare delle tracce di magia antica. Sì, stai calmo. Ma dove? E non ci arrivo tanto. Cioè, allora, ci stanno sempre sti cazzo di scrigneti di merda dentro a sti posti? Cioè, a meno che mo non clicco qua esplode tutto, eh. Più o meno. Sorta. Magia. Sansa, anche detta magia. Ah, ma baffa. Oh, ok. Ok, figata. Figo, figo, figo. Ti prego. Ti prego. Corpo mio, non mi tradire. No, beh, devo fare il giro lungo, ragazzi. Sono uno scansafatiche. Volevo farla un po' più easy. Ah, fin laggiù ci arrivi, eh. Solo prima ci arrivavi. Tacci tua. Le. No, questa cosa. Cosa sarà successo dopo quell'esplosione di magia? Forse sarà meglio esaminare le cose. Ecco qua, vedi. L'hai predictato, Nego. Vabbè, ma è normale, ma per un italiano il mortacci tu è un po' come la bestemmia, è naturale. È un intercalare. Che? Che cazzo? Ah, minchia, non ti avevo visto. Fangulo. Le. Levioso. Levioso un baglio di cazzi su questo gli fai. Incendio. Si possono colpire tra di loro? Figata. Toh, uso l'arma del tuo amico contro di te, sei contento? Lì. Non posso? Buoni. Incendio. Expelliarmus. A lei, bastardo. Che bella la cosa del disarmarli e usargli l'arma addosso. È veramente, veramente figa. Lì che cazzo ha scorreggiato? Una caramella? Bello, bello, bello. Il sistema di combattimento, col fatto che ci stanno tutti sti incantesimi, è veramente, veramente figo. È molto più dinamico, magari, rispetto a un Batman e compagnia. Tracce di magia antica. Allora, se il protagonista... Ci sta un modo per disattivare come cazzo? Perché io lo odio. Lui è letteralmente l'esatto posto di Zag. Cioè, è proprio è l'altra faccia della medaglia. Siamo in 15. Oh, che bello. Grazie, belli. Una caramella che scorreggia, ma profuma di buono. Unicorno felice ha vomitato arcobaleno. Però, oh, lui è proprio l'esatto contrario. È un gatto attaccato ai coglioni. Porca putongo. E calcola via che non ci stanno neanche tutti i soliti, quindi immaginate. Immaginate, pensavo fossero partite altre pubblicità. Ok, c'è questa pedana del ciollo. Per salirci deduco che devo stare al secondo piano. Ma anche perché, vedete, questo è quel classico esempio che io dico. Che qua, se devi far così al protagonista, non glielo far fare. Perché non è che la gente è rincoglionita. Che lui continua a dire, devo cercare... L'ho capito, l'ho capito, l'hai detto 7 volte. L'hai detto 7 volte, l'ho capito che devi cercare ste cazzo di tracce di magia. Revelio. Mo rimetti da dillo. Deduco che devo scendere giù come una pera cotta. Ah no, però forse perché quel coso può scendere. Taccio. Manco per il ciollo, posso passarci qua? Oh! Figata! Ma no, questo è bello! Devo bello! Questa arcata da entrambe le parti. Sì. Sì, James. Sì.
Non solo, figlia, non solo. Sì, l'ho capito, James, l'ho capito. Allora, tra l'altro, figata, lì la cesta non c'è. Levioso. Ma che te Levioso? E tu nonno Levioso. Allora, mettiamola chissà qui. Che cosa è cambiato da entrambe le parti dell'arcata dopo quell'esplosione di magia? Deve esserci per forza qualcosa di diverso. Che è? Cos'è? Che c'è? Ho creato un loop de... Aspetta! Lo sapevo che avevo fatto danno. Aspetta. Levioso, non Levioso. Buonasera, Liquid. Come stai, bello? Benvenuto. Mi piace come vibrava il mondo. La stanza quando entro ed esco dall'arcata. Allora, io penso che si veda in live, tipo Giancarlo Esposito. Cambio mood in un modo. Come fai? Come stai, bello? Che mi racconti? Lì. Però il fatto, ma io posso farlo anche sullo scrigno di merda, accio? No. E allora la cosa è... Lì. Come ciolbo... Ah, perché sono un testina. Vieni qua. Perché le voglio, quella mi sa di cassa leggendaria. Ah, vada a puttana. Devo usare entrambi i lati dell'arcata per portare la piattaforma dall'altro lato del ponte. Minchia. Abbiamo un 12 intelligenza qui. Forse andiamo. Porco puttana! Me l'ero dimenticato, ragazzi. Le. Ok. Bravissimo. Dai. Leppa. Che c'è dentro? Ma va. Manco la gioia di scoprire che cazzo ci sta qua dentro. Scendi, Rigor. Devo usare entrambi i lati dell'arcata per portare la piattaforma dall'altro lato del ponte. Tazzo. Sì, ma non può stare qua, perché se sta qua diventa il glitch temporale. Ma infatti perché sono rivenuto in questa realtà qua? Sono stupido. Sono più stupido del signorino. Ma che cazzo. Ah, ma perché ok, sono. No, sono io scemo che non avevo capito. Perché, cioè, di qua è una cosa, di là è un'altra. Però anche se state nella stessa realtà, dovete per forza fare il giro strano. Lati dell'arcata per portare la piattaforma. Tu devi usare dei chiodi per crocifiggere chi ti ha creato. Qua bastarda. Perdonatemi. Vieni qua. Ok. Così si sta zitto. Che tra l'altro, per chi non lo sapesse, io l'ho chiamato James, sto stronzo, perché James è la variante in inglese di Giacomo, che è il mio nome. Sapete come si dice in spagnolo? Santiago. Nome di me. E lo sapete come si dice in tedesco? Qualche cosa? Hans. Sapete Hans e le Grete? Giacomino e Gretilina, no scusa. Non mi abituerò mai a questi pavimenti. Ok, no, la base tecnicamente è 10, Ragnar, però avere 10 in intelligenza in D&D vuol dire che tu sei nella media. Cioè, nel senso, è lo standard. Però bello questo effetto, questo è veramente figo. C'è un enigma del Chollibus anche qui? No, è semplicemente per fare figo, perché i maghi qua non c'avevano voglia di mettersi a fare le scale, non avevano abbastanza elfi. E quindi hanno detto, sapete che c'è? Facciamo un bel incantesimo figo. C'è qualcuno che mi vuole menare, deduco? Sì. Protettore del pensatoio, tra l'altro. Dimmi tutto, finché non è qualcosa di bannabile, nego. Va bene tutto. Ah, è vero che questo è non è a distanza. Ui! Vai a fangule. Te! Lippa. Confringo. Alla tua botta. Eliminiamo prima i piccolini, che sono quelli veramente casinati.
Expelliarmus! Arresto un momento! Che bellino! Cuccio! Aia, mi è arrivata un'accetta dietro la capoccia, mortacci vostra. Ah, ma ce ne stanno tanti, ok. Protego, stupefito. Taccio. Incendio. A lei. E cioè, tutti i punti di sfida sono tutto. Sì, su intelligenza hanno fatto proprio. Non posso dire cosa. Ma mettete il meme di SpongeBob che fa tutto così. Perché io capisco che quelli sono consigli, eh. Lo capisco che loro fanno proprio per darti una mano. Però porca puttana, eh. Porca puttana. Fine. Revelio. Allora, so che devo andare di là e quindi io andrò di qua. Salve. C'è una cesta? No, era bello. Esatto. Esattamente. Vai. Però allora, gli enigmi. Gli enigmi. Oh, Gesù Cristo. Cioè, posso arrivarli con un salto, secondo voi? Facciamo sta puttanata perché non c'ho. No, ma non smettere di scattare, stronzo. No, usaccio allora. Scusa, ma me la sono immaginata. E perché si era disattivato? Così, a sfregio. Ma se io quella la faccio venire di qua, non ci può venire. Scusa, ma perché io dovrei scendere qua sotto? Cioè, quando posso fa, sai. Scusate, sto perdendo qualcosa. Cioè, anche gli sviluppatori pensavano fosse più difficile quanto sembrasse? Ma secondo me allora è un bug. Cioè, loro non hanno pensato che io posso arrivare a 7 km. Perché loro magari danno per scontato che tu miri e con la mira magari non ci arrivi. Ma che... Vabbè, ma che cazzo. No, tu non hai visto niente. Queste più che navi volanti sono... Niente. Che palle, Twitch non si può dire un cazzo. Non vuoi fare battute brutte. Ah, proprio stanza pre-boss. Topi di sti due cicchetti, che non si sa mai. Vediamo questo gigantesco boss. Sarà difficilissimo. Ma me conviene metà difficile, secondo voi, ragazzi? Cioè, sperando che il difficile, io ripeto, io quando... quando voi metto difficile, non mi aspetto semplicemente, ok, fanno 18.000 danni extra e vaffanculo. Spero che ci sia una difficoltà anche tecnica. Allora, tu, Benedetta. Che ho ottenuto. C'era una cassa di queste giganti per 5 pozioni. Va bene. Mo parte plim plim plom. Vai, vai. Dai, un boss. Un boss figo. Mo esce Gwyn. Questa storia non mi piace. Tantissimi. Siamo crashati, no? Sky96 Walker, benvenuti a tutti quanti. Belli, benvenuti, benvenuti. Un momento che faccio l'SO. State tranquilli, che state a portare bello. Buonasera. Come state? Com'era Sky? Anche su. Ah, ecco perché. Buonasera, belli. Che state a portare? Fammi vedere. Non conosco. Tudi Tudi si chiama. Benvenuti, belli, benvenuti. Qui stiamo giocando un po' a Harry Potter. Stiamo facendo un boss. Ma che cos'è che mi ha quasi shottato? La mia voglia di vivere. Perché se non si spiega. Ma fateli cazzi tua. Le. Madonna, non t'avevo visto. Ma che te Revelio? Tu madre Revelio. Hai visto? Siamo tutti insieme, siamo. Facciamo tutte cose. Momento, scusate se non vi leggo. Che cazzo fa esplode quello? Posso farlo su lui adesso? Momento, mango per il ciollo. E io ho dovuto
purtroppo disattivare un po' l'RTX. Cioè, ho dovuto disattivare, perché se no la memoria faceva ciao ciao. A lei. Glacius. Oh, su lui posso usarlo? No, più o meno. Cioè, piccolo. Glacius mini. Le. Ah, mi ha fatto una combo, signorino. A lei. Che facciamo? Che facciamo? Statuina di miei coglioni? No, pensavo volasse via. Peccato. Sì, ma più che altro anche proprio effettiva RAM. Io ho 32 GB e me ne partono 22. Vai, il demone della forgia. Che cos'è? Fammi vedere. Ah, ok, c'è neanche di parte il coso sulla testa. Devi morire se te lo prendi. Guarda che bel, più o meno, Quindi? Colpisci il guardiano del pensatoio con la magia antica. Dammi un po' di tempo. Distruggi la... Ah, perché devo fare così? No, manco per il ciollo. Ma proprio no. Fai di nuovo quella sfera del cacchio. Sì, questo l'ho capito. Vorrei capire come... Ah, ok, sono un rincoglionito. Non ci ho pensato che mi hanno fatto il tutorial fino ad adesso. Grazie. Cioè, è vero, me l'ero dimenticato totalmente. Quindi giallo. Ok, buono. Non so perché. Facciamo le com... vabbè, finiamo domani così. Buono, perché non hai schivato, bastardo. Lì. Confringo. Glacius. Seconda fase. Sì, gli sto facendo tanti piccoli grattini. Che figata sta cosa. Che c'hai? Se entro dentro mi fai male? No, devo uscire fuori, deduco. Bello! Sembra, per non fare spoiler, Igris di Solo Leveling. Me lo ricorda tantissimo lui. Me lo ricorda veramente tanto. Giustamente a te. No, gli funziona al resto momento. Figata. Figata. Sì, ho capito, zio. Ma aspetta. Ah, no, prima... Io facciamo questo, dammi un attimo qual era. Sentite proprio che musica epica. Evochiamo i cazzo di cavoli. Tutto evoco, qual era questo? Eccolo, vai, bivvede tutte le pozze. Ma i cavoli fanno 130, io 36, ma come cazzo è possibile? Vai cavoletto! Uso pure la mandragola, pezzo. Anzi, usiamo le piante velenose. Io sono professore di erbologia, chiamasi, ragazzi. Vaffangule. No! E invece l'ho preso. Che c'hai, la seconda fase? No? Sì, Igris ovviamente è più figo, ovvio. Non ci sta neanche a dirlo. Però mi ricorda il mantello. Ma calcola che le prime live ce lo giocavamo anche con l'RTX. Te lo ricorda il combattimento, non di parlare. Le. Sì, ho capito, ma che due coglioni, muori però. Ma stai a cuccia. Oh, uno nuovo, finalmente. Ah, vatta a cambiarlo. Non riesco a schivare. Non riesco a schivare. Vive delle pozze. Sì, sì. Ah. Oh, ok, perché adesso c'hai anche delle cosettine. Posso rimandartele dietro se faccio... Sì, vabbè, quanto tempo ci devono mettere per arrivarti? Lì. Ma perché questo boss... La sto capendo, sta cosa. È fatto per sta cazzata. Che fastidio. Che palle. Perché è fatto apposta che ha tanta vita. È finito, no? C'hai la quarta fase. Perché è fatto che tu devi tirargli le boffolotte per poi usargli la magia antica. Cioè, è questo il fatto che lui dice la challenge puoi farla solo tu. Perché se ce l'hai soltanto tu la magia antica, questo non muore mai e basta.
Alex, benvenuto, bello, come stai? Che mi sono perso nel mentre. Ok, meno male, eravamo tutti concentrati nel combattimento. Però boh. Questo bello di design. Che tra l'altro mi sa che è il professore fatto a statua. Ecco, quale RTX sarebbe stato bellino? Un altro pensatoio. Prima lutto. Dai, ma dammi un leggendario, ho affrontato Cristo Redentore. No, vabbè. Il boss mi ha lasciato un po' così. Cioè, mi sono emozionato di più quando ho visto lo snaso. PD, per farvi capire. Oh, ecco, questo è bello che esce la caduta una... Ma io non dire cosa. Era un giorno in cui potremo giocare anche ai giochi in RTX in live. Ma quel giorno sarà quando avrò un double setup, perché se non si spiega. Un uovo? Che cazzo smaterializzi tu? Almeno vedi che... Ah, perché forse è un... Boh, non lo so, ragazzi. Che cazzo hai creato? Un pisello? Che cosa c'è? Adesso si gira a cose più grandi. Credo non si riprenderà mai dalla morte di mio fratello. Vedere soffrire chi amiamo è una vera agonia. Sono passati anni dalla siccità, ma il suo dolore per quella perdita è profondo come se fosse successo solamente ieri. Ma lui... Serve pace, non splendidi pilastri. Adesso gli tira una vada che d'avra e vede la pace. E se io lo potessi aiutare? Fai già così tanto per tuo padre. Non è abbastanza. Io voglio che smetta di soffrire. Guarda di quanto caldo fa qua dentro. Capisco la tentazione di usare questo potere per trasfigurare altro e non soltanto il mondo fisico. Sì, comunque credo che la magia antica trascende le regole della magia, che sono quelle di Gant, si chiamano, tipo. La più competente e di buone intenzioni non può sapere che conseguenze avrebbe manipolarle irrevocabilmente. E che cosa dovrei fare? Stare a guardare mentre il dolore lo distrugge? Non puoi. Sì, ah no, ok, scusa. Lei già si stacchi in faccia che è proprio cattiva comunque. E lei è Tom Riddle che pensa. Ogni anno un qualche studente mi stupisce per le assurdità che vede nelle foto. Ah, si chiama Isidora quella? Signorina Morganac. Felice di rivederti. Morganac. Mi ci vorrà un po' per abituarmici. Professor Rookwood? È bello che tu abbia accettato il ruolo di professoressa di difesa contro le arti oscure. Siedi, Isidora. E parlaci dei tuoi viaggi. In realtà volevo invitare voi e gli altri professori a casa mia stasera. Ecco qua. Ho davvero tante cose da raccontarvi. Chiamasi la vada che d'auro tutti il culo. Benissimo, a stasera. Stacco faccia cattivissima. No, strana, hai fatto sempre fino a mo. Ok. Un altro ricordo. Ora devo trovare la via d'uscita. Vabbè. Quando avrei un PC della NASA, Nego, io ho 2400 euro del PC comunque qua sotto che piangono quando vedono queste cose. Altre pietre cristallizzate. Ok. Deve essere la via per tornare alla sala delle mappe. Eh sì, in realtà questa è semplicemente sviluppato la scuola di D&D della necromanzia, perché... e basta. Ah, cioè proprio direttamente a fanculo. No, Ragnar, non credo che i maghi la conoscano. Fai uno con su GU per vedere chi è il miglior monarca. Probabilmente lui. Ma a mani basse. Che bella sta cosa della mappa però. Ma quindi c'è il mare. Ma io voglio andare a vedere il mare. No, anzi, io voglio trovare gli animali magici. Voglio un cazzo di snaso. Voglio uno snaso. Ah, troviamo sti... Ma va... Abbiamo qui. Ma vattene. Studio a Hogwarts, signore. E questo è il professor Fig. Professor Charles Rookwood, al vostro servizio. Qualcuno ha completato la prima prova? Io, professor... Guarda, no, è il giovincello qua a fianco a me. Ma che vuol dire l'ho già vista? L'ho già vista nel pensatoio, alla Gringot.
con il professor Rack. Ma l'hai visto, esatto, pure nel ricordo mo. Quindi hai trovato la passaporta per la camera blindata del professor Rackham e decifrato la mappa del medaglione che fluttuava sopra quel pensatoio? Sì, e ho trovato una cosa sopra l'ultimo pensatoio, anche se non so di che si tratti. Ah, certo. Era il mio testicolo troverai destro. Hai un manufatto simile in ciascuna prova. È importante che tu li tenga al sicuro. No, ti serviranno per completare il percorso sul quale ti abbiamo instradato. Oh, porca. Quando li avrai trovati tutti, ti diremo come utilizzarli. Bene. Mi sembra un po' Boldi. Dirmi qualcosa sulla prossima prova? Prima che tu proceda, vorrei parlare con Charles di questo urgente problema dei goblin. I goblin? Lo studente ha trovato delle tracce di una potente magia oscura in mano ai goblin. Insieme al suo mentore, il professor Finger. Posso mettere un attimo in pausa? No, peccato. Ha visto dei goblin in agguato fuori dal. Ma ne parliamo, Ragnar. Sandacar, ma ne ha anche incontrato uno molto potente nella mia camera blindata alla Gringot. Che c'ha avuto? Temo sia preferibile sospendere le prove finché non ne sappiamo di più. Chiamasi muro di trama. Devi prima andare avanti. Ovviamente. Ok. Allora. Un attimo, professore. Si chiama Rookwood. Crede che... Che ci sia un legame con Victor? Forse, ma non possiamo essere certi che la cosa sia rilevante. Per ora... Visto che ci stanno otto nomi dei maghi, ci stanno sette famiglie, quindi più o meno... Isidora diventasse insegnante a Hogwarts, litigò con il professor Rackham sull'uso della magia per rimuovere il dolore. Speriamo che il prossimo pensatore... E se scoprì che inventò... Crucio. Capire cosa sarà. Sarò sincero, non so proprio da dove cominciare. In realtà, pensa io. Io un'idea ce l'avrei. Davvero. Ho visto Sirona ai tre manici di scopa parlare con un goblin. Sembravano in buoni rapporti. Vale la pena tentare. Magari scoprirai qualcosa. Però non trascurare lo studio. Lo studio, certo, sì. Prima che tu vada. Un attimo, mo arrivo Boldi. Stavo di... Quella Ragnar si chiama classica sindrome... non so come metterla, però... Sapete, come quando negli anime voi incontrate un personaggio che non vedete da 7 anni, no? Più o meno. Quindi ti devono fare il recap. Loro qua danno per scontato che tu prima dalla missione dalla trama... te si fatti i cazzi tua. Quindi ti devono fare un piccolo recapino. Sarebbe figo come plot twist, Ragnar. Sarebbe figo in realtà se ognuno di loro magari ha fatto... qualcosa di particolare. Alla fine magia antica, Gesù. Che te serve? Professore? Hai mai incontrato tracce di magia che sembrano che avvicinarsi? A parte quelle sul nostro cammino. Non credo. Cosa sono? La testimonianza dei nostri vecchi tentativi di manipolare il potere della magia antica. Se non sbaglio, e non capita mai... dovresti essere in grado di utilizzarle per accrescere. Ah, beh, ma quelle magia che abbiamo trovato per aumentare la barra. Ora ok. Le cercherò. Più o meno. Opera d'arte. Achievement sbloccato. Che bello. Ah, è autunno. Ma cazzo, ma va avanti così. Ma che cazzo stai di? Ma quindi è perennemente autunno. Ma che non già mai dormito in questa stanza. Di gioco, buonasera, bello, da quanto? E tra l'altro non l'avevo visto. Ah no, era il raid, sono scemo. Datemi gli animali magici. Voglio gli animali. Ho due pischelli palesemente. Omo che fanno le cosacce, bravi. Stringetevi le mani. Tanto adesso mi arriveranno 14 lettere, gufi e compagnia. Missione. Vediamo che ci abbiamo. La Madonna. Le chiavi, il fantasma del nostro amore. Ottieni pozione di invisibilità, pozione del tuono. Ok. Ottieni 3 piante da combattimento, poi usale simultaneamente. Allora, mi sa che ci dobbiamo andare a fare un giretto nella nostra bellissima stanza delle necessità. E via. Ma tranquillo, tranquillo. Tra l'altro pianoforte, figata. Grazie, infatti, che sei passato. Io qui. Grandi notizie per te. Il potenziamento per la scopa è pronto. Ah. Passa al negozio quando puoi. Ok. Spero che mi raggiungerai al più presto. Che cazzo è questo?
Devo parlarti di una questione urgente e strettamente confidenziale che potrebbe essere di beneficio a entrambi. Immagino. Chissà quale puttanata è mo. Allora, devo usarle contemporaneamente? Come ho due piselli? Potrebbe essere, Nico, per quanto ne sai, però non credo di aver detto due piselli. Per adesso usiamole tutte. Becca! Ok. Per favore, completa gli incarichi che ho preparato per te. E poi Figata! Vorrei insegnarti l'incantesimo Descendo, utile per tirare gli oggetti a terra. Ok. E poi i miei coglioni a lezione. Oddio, è vero che ho evocato io. Raga, sono stupido. Anche detto semplicemente, ragazzi, sono stupido. Oh. Lezioni d'animali, ma non me ne frega un cazzo dell'allium. Può essere fregna quanto ti pare. Io voglio andare dagli animali. Voglio gli animali. Dimmi tutto, Sans. No, non sono cacca sotto Neko, sono scemo, che è differente. È differente. Dammi cazzo de snazzi. No, così detto è brutto. Dammi gli snazzi, maledetta. Che finalmente possiamo farmare anche sti cavolo d'oggetti. Quindi, adesso ci faranno la lezioncina con il libro del mostro, ma tipo 100-100. Sì, ma vero. Benvenuti a tutti. Vedo che avete già conosciuto alcuni degli animali che studieremo nelle nostre lezioni. Tipo? I Pupskin. Ecco i Dodo che se teletrasportano. Non potete di prenderli sotto gamba. Ognuno di essi può essere pericoloso. Soprattutto se non si sa come gestirlo nel modo giusto. Ma tu guardalo che... Ci risiamo. Premete F5, scrivete in F5, esatto. Grazie, Kai. Porco. Eccoci. No. È saltata la corrente, ragazzi. Saltata la corrente, fortissimo, perché qui sta facendo il diluvio universale. Comunque, una live, di Harry Potter, che è sana, una, porco. Boni, datemi un attimo perché devo vedere, siamo on, bentornati, belli. Non lo so, Fiara, adesso vedremo se ha salvato, intanto ci siete ancora tutti. Bentornati a tutti quelli che hanno atteso. Purtroppo quello stronzo di Zeus ha fatto il casino. Vediamo adesso dove ci fa spawnare. Dio Cristo. Ma tecnicamente ci dovrebbe essere l'autosave. Ma Madonna, per un attimo pensavo che stavamo ancora da Fig. Vedo che avete già conosciuto alcuni degli animali che studieremo nelle nostre lezioni. Ma vi avverto, non commettete l'errore di prenderli sotto gamba. Ognuno di essi può essere pericoloso. Soprattutto okay. Se non si sa come gestirlo. Probabilmente il Dodo mi è venuto a strappare i fili della corrente. Sembra perché se non si spiega. Siano fuori allenamento. Dedichiamo un po' di tempo a Gizzi, benvenuto per la prima volta con le cacchine. Va bene? Signorina Sweeting, potresti aiutare il nostro nuovo arrivo con la lezione di oggi? Sì, professoressa. Ciao, io sono Poppy. Ciao Fatal, grazie per essere passato, bello. Oh, che bellina lei. Esagera. Gli animali che studiamo sono inoffensivi. Signorina Sweeting, attenzione, per favore. Oddio, sta orgasmando. È sfuggente come un'anguilla. Sì, professoressa. Ecco. Che bellina lei. Esagerati su Gerald. Tanto è una tasso rosso. Ti tiro una vada che d'avra se mi tocchi. Comunque grazie per essere passato, bello. Usare la mia spazzola. A domani. Essere gentile. Oh, e pensa a cose belle. Mi piace pensare che spazzola animali viene utilizzato per prendersi cura degli animali magici. Premi destra per assegnare spazzola per animali al tuo set incantesimo. Sì, vabbè, ho capito. Ma spero che questa soltanto quando stai tipo dentro alla farm, perché se ci si mettono pure gli incantesimi per spazzola è alla fine. È la fine. Ah, ma dai che da... Sai che twist spazzolare?
Quando vedo lei, quindi nel caso dovessi fare le studie, ok. Buona sapessi, Choco, buona sapessi. Oh, ecco, madonna, vedo fuoco. Vedo fuoco, madonna. Spumacchio tutto. Credo che abbia fame. Ti dispiacerebbe dargli un po' di mangime? Quella sembra merda, però vabbè, diciamo che è mangime. Facciamo finta che è mangime. Solo dentro? Ok, meno male. Mangia, bastardo. Mamma, guarda, quanto contento. Le crocchette per Gerald. A me sembra che continua a dirlo. Siano dolci. Direi proprio che Gerald ti ha preso in simpatia. Ne sono felice. Sembra molto simpatico. Lo è. La gentilezza è una delle sue doti migliori. Quindi adesso possiamo andiamo subito a cacciare Snazzy. L'ambizione e la pulizia. Ottimo lavoro, bravo. Ora andiamo ai recinti per perdere per le redine. Un altro animale. Tipo! Mi raccomando, fate attenzione quando li nutrite e spazzolate. Sweeting, puoi mostrare al nuovo arrivo il recinto dei Knisol in fondo? Vabbè, comunque, allora possiamo dirlo che a Rowling, quando dava i nomi, prendeva consonanti, le fiondava sul tavolo, dice, ok, succite queste, perché se no... Che cazzo è un... Come cazzo si chiamano? Un Oxnizel. Un Nitzel. Un paio di baffi di Knisol posso tirare su qualche zellino. Così poi ci compro qualcosa da Mielandia. Oh! Oh! Stupida bestia! Ma guarda che tava da cadavro sul posto, eh! Per Merlino, cosa stai facendo? Ah, la solita Poppy. Ti preoccupi per un roditore inutile. Zio, te scrocchio la capoccia! Il suo nome è Persefone! Che bel nome! Il suo nome è Persefone! Il Devastolano! Non fa affatto ridere. Bravo! Bravo, mi sei piaciuto una volta tanto! Avrai 8 intelligenza, ma carisma c'hai 18! E questo si vede. Fatta un affangulo, serpe verde dei miei coglioni. Ma capito, ma se mette a maltrattare. Ma quelli sono gatti grossi, che cazzo? È una lince gatto, che cos'è? È un gatto uscito male. Quei due non dovrebbero essere qui. Sono dei futuri bracconieri. Persefone li ha. Ti preoccupa? È una vada che t'avrà qua, poi vediamo. Ora continuiamo. Nutri e spazzola i Knisol come hai fatto con Gerard. Le. Ah, proprio le. Ma posso farlo su tutti? Madonna, madonna, mi spazzola tutti, Gesù! Ma scusa, ma c'ho solo una spazzola? Ce n'ho un po' più. Ma guarda che belli poi! Vabbè, mangia pure, già che ci sei, toh. Ciappala. A me, ragazzi, potete farmi tutto, ma maltrattarmi davanti agli occhi gli animali non ce la faccio. È una cosa che veramente... L'unico motivo per cui usi le maledizioni senza perdone, oltre ai ragni. Dov'è il nuovo studente? Sto dando da mangiare i cazzo di cosi. Dai zitta, professoressa. Ma a me da mangiare i gatti usciti male. Che cazzo sono sti cosi? Ho retto talpa di Fallout. Mi sembra male perché siete tutti bravissimi, Corvo. Ci sono 13 persone, ma nessuno schettato si è buggato il cazzo di counter. Porca di quella puttana. Va bene. Siete tutti bravissimi. Buonasera, Luciano. Come prosegue lì? Come prosegue? Salve, professoressa. Voleva parlarmi? Sì. Come ti è sembrata la tua prima lezione di animali? Sono bellissimi. Mi sono divertito. È stata bellissima. Però mi devi dare uno zingaro portatile. Ottimo. Sembri aver capito che gli animali possono svolgere un ruolo cruciale nelle nostre vite una volta domati. Alcuni possono perfino fornire materiali magici. È quello che mi interessa pure. Accuditi. E questo... Non include la tortura. Ma tranquilla che non ce penso neanche. Anzi, se vedo qualcuno, un bella vada che d'avra in testa e via. Ma la prossima volta lascia che me ne occupi io. Sì, professoressa. Sono quasi peggio del branco dei bracconieri di Rookwood. Vabbè, mo ne esageriamo su sta vattina di baffi a un gatto. Gli dovevo spaccare la testa. Ritrovare degli animali morti. Però... Che terribile spreco di risorse. I bracconieri saranno assicurati alla giustizia, vero? Quelli che ne avrai ammazzati 200, zio. Sei molto così. Ottimista. Per ora concentriamoci su questioni più immediate e alla nostra portata. Letto la professoressa corpo. Weasley mi ha chiesto di preparare gli incarichi che ti aiutino a metterti in pari con i tuoi compagni. Tipo? Ti manderò presto un gufo. Frattanto, ma ti dimmi la voce. Consiglio di studiare quanti più animali possibili appena hai del tempo libero. Ok. Va bene. Yeah. Poppy, che c'è Poppy? Dimmi tutto. È bellissimo. Io comunque lei mi piace veramente un botto.
sempre, non diciamo troppo che ci sta minorenne, mese in cui... Comunque immagino che fa freddo lassù, Luciano, perché qua sta a nevicare a quanto mi stanno di molti, quindi immagino che in Germania c'è sta il devasto. Avevi bisogno, Poppy? Se mi dai la borsa magica... Per aver parlato con quei bruti al posto mio. Sei come un oguri nel deserto a mezzogiorno. Ma che cazzo è un oguri? Spero che il tuo sia un complimento. Sì, è una frase che diciamo io e mia nonna quando qualcosa o qualcuno ci sorprende piacevolmente. Che rottura dei coglioni, Neko. Questo è il significato che le diamo. Non potevo. Io voglio soltanto pettarli gli animali, non voglio altro. Voglio mettermi lì e fargli Madonna. Sì, se poi lo snaso mi porta pure i soldi. C'è qualcuno che vorrei farti conoscere. Via. Nella foresta. Interessante. Mi ha incuriosito. Finché non è un ragno. Molto bene. Fai strada. È quello che speravo. Beh, l'altra volta l'abbiamo incontrato uno snaso tipo Shining, mi pare, no? Quello nero. Quello sì, quello nero, quello bianco. Anzi, tu sei la prima persona a cui lo mostro. Sul serio? Beh, grazie. Okay. Credo. Come dicevo, la pensiamo in modo simile. È una sorpresa piacevole. Ah, c'è anche l'auto follow-up. Figata. Naso usa furto. Sì, ma è normale, nel senso, soprattutto se stai da telefono con l'app. L'app di Twitch fa veramente cacare. Porca troia, Luciano. Non è vero. Poppy, dove mi stai portando? Te sta di nella foresta. Molto meglio se te lo mostro, credimi. Si ripresenta il 3 su intelligenza, ragazzi. Manca. Vabbè, non preoccuparti. Cioè, non a caso in D&D lo stregone usa il carisma per castare, mica l'intelligenza. Ma è sono dettagli che non vogliamo perseguire. Dove mi stai? Adesso fa tipo guardone. Cos'è? Allora, Jack e Fischi mi preoccupa. Cos'è? Ah, ci poteva arrivare. Ci poteva arrivare effettivamente fosse un cazzo di... Oddio, come... non fierobecco. No, oddio, ippogrifo. Ti presento alla forte. Non trovi anche tu che sia meravigliosa? Salve, io sono cazzo lungo. Che cazzo non mi gli dai tu? Devi mostrare il dovuto rispetto a un ippogrifo prima inchinate. Di avvicinarlo. Faccio tua. Inchinate. Falinchino. Adesso ti becca morto. In realtà non era il protagonista. Inchinati. Se si inchina anche lui te puoi avvicinare. Altrimenti trattamento Malfoy. Quindi ti parte un braccio. Io te lo dico. Uscio di culo. Oggi sei salvo. Meno male. Ci immaginate anche, sì, bellino. Non ho mai visto un ippogrifo affezionarsi tanto rapidamente a qualcuno. Ah. Puoi spazzolarla e darle da mangiare. Cosa benedetta. Provate. Madonna, che bello. Ma un sacco di persone vi fa sta cosa? È una curiosona. Perché in quel caso magari provate a ricaricare, chiudere Twitch o il coso, il browser. Madonna, di petto tutto. Minchia, sta spazzola comunque ovunque. Madonna, guardalo che bello. Madonna. E poi? Ma tutto questo, ma cioè, ma dai del cibo di FM. Questo dei quadri, ma che cazzo? Non mangia tutto. Vai. Mi dispiace, benedetta, perché più che altro se mi dite così mi sa che devo riavviare un'altra volta live. Però poi se spezza in tre è un cazzo di casino. Guardalo che bellino. Ippogrifo usa volo. Comunque le facce da lontano diventano un'altra cosa totalmente, non so allora, perché. Che ne pensi di Alaforte? È bello che te tenga lì, è fantastico. Ah, è una femmina. È davvero fantastico. C'era mi sa il simbolo e non l'ho visto. Presentata. Ancora non ci credo. Sapevo che voi due sareste andati d'accordo. Cioè vedete da vicino il viso è un'altra cosa, mo. Per cui sono stati visti degli ippogrifi volare sulla foresta proibita. Perché ci sta qualcuno che li mangia. Lo sai che quando ti guadagni la fiducia di un ippogrifo, lui ci sarà sempre per te. Io l'ho provato di persona con lei. Esattamente come vi siete incontrate, tu e Alaforte? È una lunga storia, ma per farla breve, qualche anno fa l'ho salvata da alcuni bracconieri e messa al sicuro. Ora però temo non lo sia più. Avrai notato che i bracconieri stanno diventando un bel problema qui. Ho paura che possano catturarla di nuovo e stavolta potrei non riuscire a salvarla. Anche la professoressa Howin ha accennato a dei bracconieri. Dalle sue parole... Una mastermina e bracconieri subito, un attimo. Raramente sono d'accordo con la professoressa Howin, ma su questo ha ragione. L'influenza dei bracconieri cresce sempre di più. Li vedo aggirarsi ogni giorno per il villaggio o parlare con la gente. Stanno tramando qualcosa, solo che non so cosa.
Ok, ci penso io. Sì, se mangiava principalmente gli unicorni, però ho detto se sa mai. Che comunque, tra l'altro, prima perché siamo crashati malissimo. Sì, immagino che Sebastian ti insegni tutti gli incantesimi senza perdono, perché è un po' il serpeverde, è quello che fa le cose un po' più schicci. Se ci sarà occasione, ce li impariamo. Non sono così tanto attratto dall'Avada Kedavra o altre robe simili, perché è un po' come sparafacile. Cioè, io sono sempre stato dell'opinione che anche nei libri, nelle cose, mette l'Avada Kedavra è stata una roba un po'. Cioè, cioè, molto basic. Perché ci stanno un sacco di altri incantesimi molto più cruenti, molto più veramente cattivi dell'anatema che uccide. Perché tu dici, ok, ti prende una volta, muori. È molto imparabile, compagnia, ok. Però, cioè, se io fossi un cattivo non mi metto a usare Diffindo, che fa tipo i tagli de forbici, mi metto a usare un Sectusempra, un cazzo ne so, un incendio, cioè qualcosa che effettivamente cattivo, è letale. O come Grindelwald che nei film usa quel cazzo di incantesimo per particolare che può mettere sugli alleati che se sono veramente con lui entrano, se sono contro di lui prendono fuoco, che evoca draghi di fuoco. Cioè, a me l'Avada Kedavra è sempre stato molto basic. Sembra sospetto anche In a me. effetti è un po' strano. Sembra quasi che stiano architettando qualcosa. Esatto. Dice, Voglio abbiamo indagare un la po', cosa sapere cosa naturale, sta benedetta. succedendo, cosa stanno facendo. Vabbè, vado a indagare, Credo sia tranquilla. un'ottima idea. Sapere è potere. E più riuscirò a scoprire, più potrò tenere Alla Forte al sicuro. Mi sembri molto determinata. Se scopri qualcosa, fammi sapere. Va bene, contaci. Ora è meglio che vada, ma ci vediamo presto, spero. Ecco, già Crucio per dire sì. Cioè, Crucio già che fa sta cosa che torturi, però magari non me la fa semplicemente. Cioè, io lo capisco che tipo, l'Avada Kedavra l'hanno messo perché l'anatema che uccide un colpo solo, tutto quel che cacchio che vuoi. Però è un peccato perché potevi spaziare molto di più con altro, magari. Chiamasi Dracarys, anche detto sì. Però quindi adesso posso catturare i pettini? No? Sì. Il custode della luna storta. Ci dovrebbe essere un'altra quest, non so dove. Comunque, perdonate che pure stasera si è spezzata in due, ragazzuoli. Mi dispiace. Scusa, vedevo che c'erano due segnalini, no? Scopri cosa vuole. Trova il goblin di nome Lodgok. Ma puoi cambiarla, Sans, eh? Ci dovrebbe essere la rotellina per cambiare. Lo so, Benedetta, ma io per come sono fissato mi ci prende a male. Alomora, andiamo da Alomora. Individua sulla mappa, così finalmente possiamo cominciare ad aprire sti cacchio di corridoietti. Era questa? Sì. Andiamo. Ah, ma che tanto adesso le riscaricherò Corvo e le riappiccico, però porca troia, sinceramente. Viaggiare apre la mente. Vabbè, ma sei sempre tu. No, se c'erano i ragni col cacchio che lì, cioè, potevano rimanere pure dove stavano piuttosto. Materiale leggendario per fare bacchetta di sambumme. Però un Revelio. cazzo, rimanevano là. Allora, qua in giro ci dovrebbe essere una chiave. E prima di andare là dentro, voglio la chiave. Perché dovremo farle prima o poi. Chiave? Tanto c'è anche un enigma. Un enigma per dove? Credo qua sotto. Qua mi sa che è, sì, esatto, è zona tasto rosso. Salve. Otto non mi ha sempre attirato. Però magari potrebbe essere Revelio. una delle cose future. Come ho detto, se porta di tutto. Dove cacchio è la porta? Ah, è sopra lì. Ok. Qui ci sono le robettine. No, non è vero, era questo. E
Ecco, questi qua mi hanno detto... Minchia, quanto ho strillato forte. Questi ci devo venire di notte, da quanto mi hanno detto. Salve. Ah, il cinese che mi impara l'omora. Dimmi tutto. Salve di nuovo, signor Moon. Speravo proprio di rivederti, giovane amico. Tu che c'hai di cognome Moon, non ci credo manco se mi paghi. Al tuo servizio. Per prima cosa, mi scuso se ti sono sembrato un po' instabile l'ultima volta che ci siamo visti. Avevo avuto un incontro sconvolgente. Con chi? Anche con Aragog. Anche se pare che la tua visita a Hogsmeade sia stata ancora più movimentata. Movimentata è un eufemismo. Non mi aspettavo un attacco da parte dei troll. Certo che no. E da ciò che so, al borgo sono stati fortunati che ti trovassi lì. A proposito, la mia recente visita a Hogsmeade è il motivo per cui speravo di incontrarti. Mi servirebbe il tuo aiuto con una cosa. Tipo? Vedi quella strana statua lacciù? Guarda cosa... Ah, ok, te lo insegnava lui. E il giorno diviene notte. Abbiamo aspettato qua col custode 7000 ore. Buonasera, aiuto, come stai? Bello, benvenuto. Tipo Neko. Ah, è quello pure che mischia tutte le costruzioni, vero Sans? Quello mi attirava un botto. Magari una one shot non gli si nega. Vedi se riesci a togliere la luna dalla... Presso. Era qua questo coso. 012. Beh, tecnicamente ci vuole questo. E poi è 5-1. Stai zitto un attimo. 6, quindi 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Che cazzo è qui? Vai, non posso andarmene. Non fanno che apparire in giro per il castello. Ah, proprio bene. Sì, Neko. Qualcuno sembra volermi tormentare. Signore, guardi. Quel giorno a Hogsmeade. Ah no, non si può, ho peccato. Ho svoltato l'angolo e mi sono ritrovato faccia a faccia con un molliccio. O mutaforma, che dir si voglia. Ci sono i mollicci? Come sai, prende le sembianze di ciò che ti spaventa di più. E questo si è trasformato in un demiguise. Ah, ma è vero, minchia, non ci ho pensato. Vi ricordate durante la prima live quando siamo andati a Hogsmeade, c'era quello stronzetto per la strada? No, c'ho paura. Era lui, io pensavo fosse un professore, invece era il... Sì, era il custode. Una creatura orribile capace di vedere il futuro. Assolutamente inquietante. Ma perché sparisce? Ne ho incontrato uno da ragazzo in Corea. Un'esperienza terribile. E le statuette raffigurano proprio i demiguys. Presumo che le lune invece siano uno scialbo riferimento al mio nome. Ditto. Qualche bell'imbusto ha usato un molliccio per scoprire non lo la so, mia Benedetta. Più grande paura e usarla contro di me. Ho già qualche sospetto su chi possa essere il mascalzone o i mascalzoni dietro al misfatto. La mia speranza è che chiunque sia si tradisca da solo man mano che le statuette spariscono. Per questo ho bisogno che mi aiuti a farle sparire. Perché io? Per un paio di motivi. Perché sei il protagonista, stronzo. Prima di tutto, l'audacia che hai dimostrato contro quei troll a Hogsmeade ti ha fatto ottenere la nomea di senza paura. Secondo, per quanto siano macabri e orrendi i demiguys, molti troverebbero ingiustificata la mia paura. Tu, tuttavia, hai visto che effetto mi fanno? Non so più che fare. Non riesco proprio ad avvicinarmi a quelle orrende statuette. In effetti, so che ce ne sono due qui nella torre del corpo docente. Quindi non potevo andare a dormire. Potresti iniziare a togliere quelle, così posso procedere con i miei lavori serali. Va bene. Sarò felice di aiutarla, signor Moon. Sapevo. È vero, c'è quello che dice: zitti, porco. E sto a dormire. Non lanciare un incantesimo di disillusione, no? Vero? Cioè, sì. Ti conviene farlo se vuoi aggirarti per la torre di notte. Seconda cosa, troverai la porta chiusa. E come farai a entrare allora? Semplice, con Alomora. E il coprifuoco? Coprifuoco? Sciocchezze. Mi sembri tale quale a me alla tua età. La uno zingaro. Era il mio regno. E io ne approfittavo. Ero il beniamino di tutti. Quelli sì che erano bei tempi. Allora, troverai una statuetta nel bagno dei prefetti e l'altra nell'infermeria. Buona fortuna. Ok. E grazie. Va bene, signorino. Ah, proprio così. Ma in realtà, sai, Ragnar, c'ha pure quasi senso che è coreano se si chiama Moon, perché i coreani ce l'hanno dei... Cioè, giustamente, non essendo dalle dittature e altre cose, quelli che erano quelli del nord o quelli del sud?
Non mi ricordo, al momento potrei fare una figura, ma però i coreani tecnicamente ce l'hanno sti cognomi così, fortunatamente. Sì, io sono raccomandato tanto, ho il power up. Ho il power up. Io stasera con i termini non ce la faccio. Io... è un po' più lento. Le... agitare e colpire? No, non proprio. Ma infatti poi non ho capito sta cosa del crepifuoco fino a... fino adesso sono andato in giro con la scopa di notte, gli ne fregava un cazzo a nessuno. Però va bene. Sì, infatti guarda la... ma dici che è Priscilla quella? Perché l'abbiamo incontrata una volta, la dama grigia che piangeva. Però non credo sia lei. Potrebbe essere quella che... no, mi sa... può essere... gira così, se fa vedere tranquilla. Solitamente lo sta sempre... nord della dittatura. Grazie, aiuto, perché non mi ricordo. Sblocca serratura. No, 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 no. Aspettate. Per ogni serratura devo fare sta cosa? A Hogsmeade ce ne stanno 70. Ma porco, che cazzo che devo fare? Per muovere scintille e ruotare i quadri fino ad arrivare all'ingranaggio corrispondente per aprire la serratura. Qual è l'ingranaggio corrispondente? Non ho capito. Mi sa di sì. Beh, ah, sì. Ah, vai che stracciamento di coglioni. Quale dovrebbe essere di... ah, sono... ok, è questo e... no? Sto sbagliando qualcosa, ragazzi. Oppure è questo e... dov'è che queste si attivano? Questi qua. Ecco, perché... dov'era? Qua? Bombarda, ma sì, ma non... non ho capito qual è l'ingranaggio che io devo beccare. Per gli ingranaggi corrispondenti. Quello a destra. Io là a destra vedo che ci sta quella merda lì. Ma non ho capito... cioè, perché questo va bene? Perché è lo stesso, lo stesso cerchietto che ci sta là. È per quello? E quindi questo invece deve venire qua? No, qua sotto? Muovi scintilla verde. Se giro qua, invece non succede un cazzo. Gnio! Sono molto... no, anch'io... scusate, so che sto... magari per chi lo sa sembro rincoglionito. Perché... ah, aspetta, è così! No? No? No. No, ragazzi, no. Ah, fatemi... ah, devo trovare della logica in sto schifo. Cioè, allora, perché se sto qua quello si dovrebbe accendere? Se accende quello, perché? Che cazzo c'è? Perché ci sta il cerchietto? Per muovere scintille e ruotare i quadranti fino ad arrivare... fino ad attivare gli ingranaggi corrispondenti per aprire la serratura. No, gli Auror, secondo me, arrivano, mi vedono qua, vedono l'enigma, fanno... aspetta, ma che cazzo stai a fare? Dammo una mano, si mettono pure loro. Gli ingranaggi corrispo... perché questa roba qua... eh? Ben fatto, sei dentro. Ricorda, usa un incantesimo di disillusione, così nessuno potrà vederti. Questa è un'area proibita del castello, dopo tutto. Dammi un altro lucchetto. Rivelio. Cioè, ma... lui ti dice, metti... è a cazzo, raga. È come Skyrim. Tu metti quel cazzo di grimaldello, cominci a fare tic 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 finché non trovi il buco. E basta.
totalmente... No, non è totalmente a caso. Cioè, il coso di per sé sì. No, no, aspettate, aspettate, aspettate che forse ho capito. Se è così, madonna, mi sparo una vada che davvero sui denti, mi sparo. È a cazzo. È come Skyrim. Non c'è logica dietro a sta cosa, eh. A meno che non è sempre lì. No, voi dovete trovare... Ecco, tipo uno è questo. E l'altro... è questo. No? Eccolo qua. Ma che cazzo vuol dire? Ma non mi fare il tutorial! Se sta nell'ingranaggio giù... No! Trova la combinazione e non rompere i coglioni! Ma... ma cazzarola! Cara Mirabelle... Mirabelle! La mia dorata dotti non fa altro che chiede di te. Forse posso cominciare a fermarsi per una burro birra o due. Se dovessi decidere di uscire a noi, è passato così tanto tempo l'ultima volta. Quando riuscirai a passare, potresti portarmi qualcuna delle tue piante. Magari la profumate? No, le più profumate, sono stupido. Da quando i troll ci hanno attaccati, i clienti dicono di sentire odore di calzini vecchi. Che tu ci creda o no? Ho provato di tutti, ma non riesco a coprire il fedore. Spero di rivederti presto con o senza piante. La tua amica Sirona. Vedo che hai preso la cheat. Anche Benedetta, probabilmente. vedo che avete capito. Comunque stiamo fottendo i professori, Revelio. Spero che me li faccia vedere sulla mappa i bastardi, perché sennò è la fine. No, devi fare come su Skyrim, aiuto. Poco ci sta da fare, a cazzo, È come su Skyrim, voi mettete le cose e pregate Dio. Dite, ok, questo è quello giusto, basta. Che cos'è questo, un tasso? Bellissimo. Ma io sto andando in stealth. Ma ecco perché gira il fantasma. Perché il fantasma è pezzo di merda. E dovevi addirittura caricare la zona. Ma è tutto un riciclo. Oddio. Ho ricevuto il suo più recente gufo. Mi scuso per il dato della mia risposta. Sto ancora ricevendo molta corrispondenza relativa alla non più recente introduzione della punizione anti-stugging del Quidditch, che secondo la mia modesta opinione ha portato il gioco nell'epoca moderna. È francamente incredibile. Spettatori non desiderano altro vedere i portieri del Quidditch ridotti in polpette. Tornando al soggetto della sua recente missiva, noi del Ministero desideriamo assicurare che prendiamo molto seriamente qualsiasi potenziale minaccia al mondo magico. Ho preso nota della sua preoccupazione e, tempo permettendo, l'ufficio applicazione della legge sulla magia si assicurerà di indagare sulla questione nei tempi e nei modi concessi dal loro già fitto programma. Apprezziamo con molto le opinioni di stimati maghi come lei, le assicuriamo che abbiamo tutto sotto controllo. Se lo desidera, posso chiedere alla mia segreteria di assicurare dei posti per lei, un ospite per la finale di 15 di quest'anno. Credo sarebbe delizioso. Nel vedere i risultati di un governo ben gestito ed efficiente, con il più cordiale saluto di Faris Spavin. Ah, questo così, parla col ministro della magia. E via. No, qui penso che Gazza ancora non sia neanche nato, Benedetta, comunque. Ecco qua, e prima c'avevamo la rottura dei coglioni del lucchetto. Lucchetto di livello 2. Se eravamo su Skyrim, io potevo mettermi lì ore. Lancia livello per rilevare ubicazioni di nemici e figure d'autorità, così da poter andare in coinzione e scoprire. Vabbè. È sbagliato. L'occhio dell'aquila, ragazzi. Se sbucano anche le testoline. Che palle. Sollecito per il personale che affido domestici di Hogwarts svolgono un lavoro eccezionale in mantenere l'ordine del castello. Raramente si trovano impreparati nel cordone delle loro mansioni quotidiane. Tuttavia, qualche giorno fa, una confezione in attesa di scoppiarelli magici è scoppiata dietro un cuscino. Oltre a un'imprevista cacofonia, gli oggetti hanno prodotto del fumo blu che ha avvolto un povero elfo, provocando nelle orecchie di tutti i presenti un fastidioso tintinnio che è perdurato per l'intera giornata. Presuppongo che il colpevole sia Fix. Vi prego di tenere l'occhio e fare attenzione. Matilda Weasley, vicepresidente. Un normale Idis, sì, quando entravi dentro all'ufficio del professore, del preside. Revelio. Ma scusa, ma Revelio non è servito? Perché non te li fa... vabbè, un po' più piccoli, no? Chiave di merda, stai zitta, stai ferma! Dove vai, chiave del cazzo? Aspetta. Ma se io esco... Ma perché quadro tutti i posti? Dove vai? Bastarda. Le... Peccato, pensavo di poter... Aspettate, non è che non si è può fare... Vediamo un attimo... No, ok, pensavo si potesse tipo fare pre-fire. Passa davanti. Di nuovo, per favore. Dai. Ok. Sono curioso della ricompensa che c'è dentro a sto robo. Sono veramente, veramente curioso. Ma non gli posso sparare una vada che d'avra dietro la testa alla signorina se siamo visti. No,
Pipiripi, mentre stiamo dietro. Allora, ragno brutto schifoso, che dovrebbe essere l'8. Ci vuole uno 0, che è il demigai. Demigai è ovunque in sto posto, comunque. Ovunque. Mentre quell'altro è un 3 più non so che cos'è, che è un 0, 1, 2. 5 a 14, 9. Che è questo coso che non riesco a vedere con l'illuminazione. Che cacchio è, Nidra? Dici che mi cacciano da scuola? Un nuovo cacciatore di insetti. Dov'è? Non è questo? Non è questo? Dov'è? Eccolo, apriti, stronza. Lì. Ma come? No. Io pensavo ci fosse un trofeo. Vabbè, sta laggando. Revelio. Sta laggando addirittura. Una guglia alta. Ma io non ho capito, ma sta roba non le posso mettere dentro la stanza delle necessità. Dove c'ho lo le metto? Ma c'è veramente solo questo? Va bene. Ma sparagli naccio dietro al culo. Naccio dietro al culo, poi. Cazzo sta. Allora, dobbiamo entrare palesemente là dentro, ma non per adesso, credo. Shaman King. Ma non è cacchia di cacciato fuori Ragnar, comunque. Ta-ta-ra. Revelio. Porco puttani, professori. Stiamo crescendo una generazione di mantelli gonfiati rammolliti. Tanto bello il dettaglio, mantelli gonfiati. Di nuovo Merlino. Segui i ragni, piuttosto gli do fuoco ai maledetti. Ho capito, dove cazzarola sono? Ah, ok, meno male si blocca il gioco. Ma non ho idea bene. Ma infatti non so dove metterla, una guglia. Boris il basito. Ma scusa, l'hanno fatta a cheat. Questa statua di un mago dell'aria smarrita, notata come Boris Basito, lascia perplessi gli studenti ormai da secoli. Va o viene, si trova all'inizio o alla fine del suo viaggio? Forse non lo sapremo mai. Domanda, ma io posso usarlo? Levioso. Fatti la padella dei cazzi tua! Fatti la padella dei cazzi tua! Faccio di tu e di tu nonna! Via! Sai, vieni qua? No, vattene a fanculo. Porca. Sì, zio! Te lo gidi! Io non le faccio vedere quel candelabro in testa! Questo deve essere il bagno dei prefetti. Mortacci loro. Dov'era? Era qua. Infatti è pure precisa, devi essere. Penso che Pix potrei ucciderlo. Trovo qualche modo per... Oh! Ah, è vero che è questo. Trovo un modo per pietrificare, come è successo con Nick. Che è successo? Questo è il bagno dove Harry fa le cosacce. Che cazzo stai a fa? Ma cosa apri i rubinetti? Ma stai fermo! No, pure qua. No, raga, ma aspetta. Ma che c'avevano in testa quando gli è piata sta roba? Che c'avevano in testa? Ma come mi viene in mente di fare sto minigame per ogni serratura? Qua? Ma ci posso entrare davvero? Revelio. Come vi viene in mente? Mi piacciono queste cheat, Nego. Dove cazzo non è qua? Su, apri. Bagno dei perfetti. Il bagno dei perfetti ospita una splendida murale che raffigura una sirena e una vasca grande quanto una piscina che può essere riempita di sapone incantato e bolle colorate. Eh sì, è quello lì proprio, benedetto, sì. Dove Mirtilla fa le cosacce a Harry, come dice anche il nostro... Caro Ragnar! Ma porca puttana. No, no. Sì, sì, decidete. Stanno a dormire pure le statue, Nego, ci avranno di lì. No, guarda.
Se, non, se c'è una cosa che mi dà fastidio su ste quest de, non de merda, perché fatte solo per... Madonna. Ma non posso fargli un Pietrificus Totalum dietro alla capoccia? Rebellio. No, non si può, vero? La metropolvere. Non ci puoi venire qui. C'è la metropolvere. Se quando finisco sta quest per sbaglio non diventa più zona dove devo essere furtivo. Questa maestosa fontana con un unicorno in fondo di serenità e calma all'infermeria di Hogwarts. Ma che poi perché dovrebbe essere un posto proibito l'infermeria? Domanda. C'era tu o due? Suppongo sia ora che faccia il giro dei pazienti. C'è l'allium. Suppongo che il professor Black sappia quello che fa. E giustamente perché sto de notte. Ecco, e ne pareva che quell'infermiera doveva andarsi a quali cazzi su. Scuola di magia e segonia di Hogwarts, infermeria, quale dice responsabile? Il paziente è rimasto ferito durante la partita di 15. Se bene, secondo la mia opinione professionale, un eliminato per ordine del professor Black non possa essere considerato una ferita. Anzi, se c'è qualcuno che si è fatto male, quello sono io, perché credo di non aver mai alzato gli occhi al cielo così tante volte in vita mia. È un miracolo che sia in grado di vedere per poter scrivere almeno questa nota. Incredibile, o forse dovrei dire deprecabile. Il preside ora vuole annullare il Quidditch, tutta per colpa di un puro sangue. Eliminato per ordine del professor Black. Ah, il sarebbe il col pennarello. Non si può dire. Che si è messo a... Non si può dire. Prima ancora che il boccino fosse stato avvistato. Quando l'ho fatto notare con delicatezza al preside, mi è stato risposto che dovevo andarmene a fare in culo. Sconcertante. La prossima partita, se mai ci sarà. Direi di sì. Non aspetta, perché no, hanno smesso di parlare. Queste mo si girano. Queste mo si girano! Vaffanculo, vaffanculo. Tru-tu-tu-ru-ru. Piriri. Che sapete quando in metà. No, aspetta, ho sbagliato via, mi sa. Dove cazzo smaghetta di spegliarmi? Mortacci tua dalla pagina. Dammi la pagina. Aspetta, che c'è pure qualcosa qua. Via, corri, corri. È come quando in Metal Gear avete fatto quello che dovete e cominciate a piottare fuori. Molti ritengono che questo sia il guscio di un fiamma granchio nativo delle Figi. Tuttavia, i mei informati giurano che si tratti di un guscio di tartaruga con gioielli incastonati realizzato da un mago pazzo vicino a Versailles. Quando il castello di costui fu invaso dagli Snasi, il guscio luccicante fu portato via e scoperto anni dopo da un professore di Hogwarts in vacanza nelle Ardenne. No, non faccio il signorino e si mette... No, oh, che te pezzo, ti è... No, non faccio la persona brutta. E quello mo sta salendo. No, sta scendendo di nuovo. È più francese. Esatto. No, è proprio quella roba la metaglia. Porca, te ne vai a fanculo. Ma perché stai scendendo mo? Ti prego. Io in Metal Gear 5 non so. E non lo so se mi becca o meno, Nego. Non vorrei che poi mi fa ricominciare la missione. Poi sì che bestemmio. Cosa ne pensi quindi di Raglia e Lucario? Beh, è un posto carino. Pieno di gente che rompe sugli coglioni. Però. E hanno annunciato sì il remake del 3. Infatti non vedo l'ora che esce, perché lo sto attendendo come la pappa reale. Sì, però lei si deve girare, porca... Cola! Ma perché devo seguirle? Scusa, che cosa succede? Che mi sta di qualche easter egg? Aspetta, seguiamole, vediamo dove ti portano. Ma queste penso che se ne vanno a fanculo e spariscono tra un po'. Che tra l'altro lei, da quel che sappiamo, non è così anzianotta. È così anzianotta perché purtroppo l'hanno beccata con qualche incantesimo peculiare che l'ha fatta... E l'ha fatta invece. Stanno a piottà. Dove cazzo dovete andare? Ah! No, non possiamo, ragazzi. Devo parlare con Gazza 1.0 qui. Salve, signor Moon. Ho le lune che mi ha chiesto. Ah, non temi nulla, proprio come speravo. Ottimo inizio. Se riusciremo ad averne altre, potremmo capire chi si cela dietro tutto questo.
Inizialmente ho sospettato di Pix. Con i suoi scherzi ha portato il precedente custode, Rancorus Carp. Si chiama Rancorus anticipato. Carpa Rancorosa. Non spiegherebbe affatto il molliccio Hogsmeade, no? No. Ma non è che ci voleva essere un molliccio punto. Aiuto, chi è che mi tormenta? Sarò felice di aiutare. Davvero intrigante. Mi piacerebbe aiutarla a risolvere il mistero. Ah, tu sì che conosci la gentilezza e la sete di conoscenza. Ho qualcosa da offrirti in cambio del tuo aiuto. Ora ricorda. Se lo dici così sembra che mi devi dar cazzo, io te lo dico. Quindi ti incoraggio a utilizzare un incantesimo di disillusione. Ma non è mai successa sta cosa che de notte per forza. Ma non mi ha rotto mai nessuno i coglioni. Mo' mi cominceranno a rompere le palle. Così debotto? Ma no, penso solo nelle zone rosse. Ah, vanno in stanza insieme. Vabbè, ma c'è sta. Cioè, penso avranno il dormitorio dei professori o qualcosa del genere. Il quadro cosa? Ciao. Ah no, mi sa sì, è la dama grigia comunque, figata. Ma fanculo. Vediamo qui. È vero, assomiglia a Daredevil anche. È un mischio tra Tom Riddle e Daredevil molte volte. Ma... Io quando posso cominciare a catturare i cosi? Professore Saunai, spazzando via la competizione. Sharp. Andiamoci a prendere Flipendo. Si sente sì un rumore di zip. E basta. Andiamo a fare lezione, vai. Ah, Gesù. Io penso che le missioni stealth così sono proprio Madonna. Chi è? Ah, beh. Non mi abituerò mai. Ah, ma di notte proprio? Scusa? Ma è un ibrido. La tentacola balzellante. Ma che cazzo stai, Eddie? Ho terminato le attività che mi aveva assegnato, professore. Così. Meraviglioso. Spero tu abbia imparato ad apprezzare maggiormente la flora che ci circonda. Io ne sono estasiata. Proprio ieri... È bello che la missione era usa tutte le piante sui nemici insieme. Spugli farfallini. Al calar del sole mi sono accorta che erano passate ore. Beh, se c'è una cosa che mi piace più che vedere fiorire le mie piante... È vedere fiorire i miei studenti. Allora, sei pronto a imparare Flipendo? Ma che mento cazzo in su, dovrebbe servire? Non stringere troppo la bacchetta e muovi bene il polso. Vabbè. Prova. Ma perché penso ci sia proprio allora a sto punto noi con una missione con i doni della morte. Sarebbe figa come roba. Che cazzo di parabola è qui? Le. Flipendo. Questo è per fare le bottle flip da mago, essenzialmente. Esecuzione magistrale. Se desideri allenarti un altro po', puoi farlo qui nella serra. Beh, però dai, siamo quasi arrivati al massimo. Poi che ci sta? C'è bombarda veramente. C'è diffindo. C'è trasformazione. Ok. E poi beh, ci sono le maledizioni senza perdono. Ah, l'hanno fatta apposta palesemente, Ragnar. Palesemente apposta. Flipendo. Sì, fa letteralmente un flip. Ma che cazzo? Come gli è venuto il primo che l'ha fatto? Incantesimo di spezzare come accio? Come accio un incantesimo energico. In caso di spezzare l'incantesimo... Vabbè, grazie al cielo. Ma tranquillo, Sans, tranquillo. Apprezzo il pensiero e il fatto che ogni tanto ti vedi quelle due pubblicità che partono. Non ti preoccupare, grazie comunque. Eh sì, cominciamo adesso, Neko. Io sono curioso di bombarda, io voglio usare bombarda. Basta. Oh, sì, la serra non si terrà in ordine da sola. Qual è lo scopo degli incarichi? No, non me ne frega niente di parlare con l'Allium. Forse alla lunga, sai, potrebbe essere veramente. Fatto apposta. Sharp della Onai che fa descendo. Raccogli le cacco... Ma dove cazzo dovrei trovarli, i troll? Ecco... Andiamo a caccia di troll. Non so dove Ciolbo li troviamo, però andiamo a caccia di troll. Ragazzi. Vai. Senza successo, madonna mia. Comunque la gente, appena gli dai un attimo di potere, è la fine. Dici, l'hanno creata in un bar a caso, Kyle. Gli era pigliato lo schiribizzo. Facciamo come si fa in GTA adesso.
Qual è la zona più lontana che possiamo raggiungere? Ah, forse qua giù è un po' troppo perché sono del livello 40. Costa, lago di... Allora, sopra no. Andiamo magari a sud. A sud magari... ci stanno... Anche perché se ci servono cacco di troll. Però ho visto che hanno fatto veramente un bordello di mod per ottimizzarlo meglio, per renderlo più figo, per dare più libertà, per... mettere le persone nude, ma quello è ormai la base di ogni mod da PC. Sotto i ponti o in casa. Non lo so io dove si possono trovare, ma noi andiamo nel dubbio. Le... C'è una prova di Merlino, vaffanculo Merlino. Una prova di Merlino? No, Davir. Bello che devo volare anche basso, perché se no non prendo lo scatto infinito. Aspetta che c'è un tipo da solo, magari è un troll? No, è un lupo. Si viaggia, sì. Andiamo, andiamo. Bello che ci siano tutte queste piccole challenge durante ogni singolo scontro. Yeah. Ma che cazzo è che ogni tanto mi appare qualcuno dietro all'orecchio che mi stilla? Un piccione! Buoni, c'è una casa. Minchia, tu abiti qua in mezzo alla radura. Mi dispiace. Però bello. Cioè, l'ambientazione anche viaggiare così è veramente molto bellina. Era sì, ma io chiamo, come ti ho detto, Neko, qualsiasi roba alata io la chiamo piccione. Chi ci vive qui? Ma qua ci siamo già stati. Tanto potevo teletrasportarmi, effettivamente. Adesso ancora zero troll. Qui? Ma posso pettare anche questo? Non credo. Ci sono dei te... Eccola! Ok. Allora, prepariamoci bene. Non so come. Non so come, ma ci prepareremo. Tipo. Basta. Sì, io nel dubbio ci provo, Nego. Cioè, io metto la manina. Se poi non la ottengo, cioè, torno indietro, c'ho il moncherino. E andava fatto. Allora, è di livello 31. Questo mi apre se non sto attento. Però io faccio questo. Porco puttano. Dacci due... ok. Aspetta, buoni tutti. Che cazzo è? C'è un Dugbog pure. Confringo. Expelliarmus. Non posso disarmarlo. Tu devi andare a fare in culo, però. Lui non posso flipendarlo. Peccato. Aspetta. Allora, perché ci deve essere un Dugbog in mezzo ai coglioni? Confringo. Bevite tutte le pozze del creato. Guarda che deve stare proprio lì a rompere il cazzo. Allora, scusate, io devo usare anche la pozione tuono. Che serve? Cazzo? Ah, spawna tuoni a ciolbo. Attorno a me. Non sta facendo danni o sono io? Vaffanculo dal troll. Ok, ho fatto l'incarico per la professoressa. Sì, ma sta pozione non mi sembra tanto che aiuta, perché in mezzo a un casino come fai? Bevite tutte le pozze del creato. È un altro Dugbog, ma che due coglioni. Ma perché questi si mettono in mezzo ai maronghi? Allora, facciamo scoppiare lui. C'ho gli incantesimi per pettarli. Ma preso come? Buonanotte, Sans. Grazie per essere stato con noi. Bello, alla prossima. Dormi bene. Sarebbe molto più facile, sì. Ma perché devo farlo lì? No? Allora, contro i troll non potete combattere con questo, perché appena c'è un'erba è la fine. Posso flipendarlo? Non posso flipendarlo. Porca puttana, sono morto. Sono vivo.
Sono morto. Che niente, l'amicizia delle carte. Sì, mischiamo tutto. Sì, madonna, che combattimento. Sì, gli sto facendo il solletico, ma anche perché... cioè, io non so se è veramente la potenza e basta, ma spero di no. Però vedo che tantissimi nemici sono fatti proprio che devi usargliela addosso la... la magia del Scioglibus. Ed è un peccato. Ed è un peccato. Aprimi tutte le cose qui. Allora, noi dovremmo avere anche delle robe nuove. Vivendo l'effetto di maledizione sui nemici. Vabbè, prendiamo roba a cazzo. Effetto di maledizione... in questo momento non avevo fatto maledizione sui nemici. Bisogna potenziarsi. Andiamo sulle principali. Ok. Ci apriamo tutte cose. Go get better. È una variante del git good. C'ho qualcosa dall'altro che posso mettermi di nuovo? Non credo. No, non penso proprio. Andiamo un attimo nella collezione. Dov'è? In nemici? Troll corazzato. No, vorrei sapere il troll... dove si vedono? Perché ti dice sempre nel cosetto c'hai... però sì, no, è qua nelle collezioni. Beh, immagino che i troll dovrebbero essere tutti vicini. E invece no. Colpito dopo il tuo stesso macigno, lo coglierai di sorpresa e andato più bene a vedere. Dopo che il troll ha sbattuto la mazza a terra con entrambe le mani, capovolgerla con flippendo ti darà uno slancio maggiore del solito per colpirlo. Ok. È Bocelli. Come? Ma sto pincia assomiglia a tutto. Ok, quindi flippendo è utile. Flippendo è utile. Io direi pure magari un... arresto momento. Riproviamoci. Confringo. Guardalo che deve rompere i coglioni. Madonna, comunque. No, non credo che siamo abbastanza lì. Ma quando si è preso tutti quei danni? Proteggo. Stupefino. Vabbè. No, comunque bisogna stare attenti nell'attaccare, perché non vi fa schivare, eh. Non vi fa attaccare se mentre fate queste... cioè, non vi fa attaccare, non vi fa schivare mentre fate queste robe certe volte. Confringo. Me l'ha fatto velocissimo sto giro. Madonna, non posso stare con la camera alloccata. Ragazzi, penso... mi sa che lo sto buggando, ragazzi, senza volerlo. No, chissà quando si va usato flippendo. Ah, forse quando mi fai il robettino. No, che okay, non è qua flippendo, va bene, non è qua, vaffangule. Proteggo. Madonna, la telecamera. Ma potevano metterla una cazzatina che toglieva le... ah, puoi farlo schiantare però. Oh, oh, sti cazzo di Doug Bog di merda. Che deve rompere i coglioni. Confringo. Confringo.
Demoni. Arresto. No, flipendo da... Protego! Stupefaccio! Confringo! E il fatto che la cam, mentre ci stanno sti stronzetti, devo usarla! Confringo! Madonna, che rottura di... Porca puttana, mori! No! Protegga! Stupefino! Confringo! Buoni! 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 Confringo! No! Ne va bene! Sono morto, mi sa, invece. Non lo so, ragazzi. Mori, per Dio! Sono morto. Ma Dio mio. Madonna, è una questione di... È una questione di cosa, ragazzi? Bisogna sconfiggerlo. È il boss vero. Baldur's Gate, Ragnar. Però Souls, no, effettivamente deve essere action. Allora, c'è una cosa veramente che fortunatamente nei dungeon non c'è, ma è la telecamera. La telecamera è qualcosa... Perché col fatto che c'è il nemico alto, lui sta sempre verso l'alto con la telecamera, ma in mezzo all'erba è una roba improponibile, ragazzi. Allora, no. Dove cazzo sono sti Dubbog? Guardali che stanno lì. No, no, sono fatti proprio per apparire, tipo una tana. Ok. Dall'altro, io come cazzo ce l'ho messi gli incantesimi? Ok. Qua c'ho flipendo, c'ho quello. Qua ci mettiamo questo, perché sto sempre a corto dei incantesimi, perché sono scemo. Questo e questo. Di qua togli... No, vedi, tocca mettere il cibo veramente in mezzo a sta roba. Questo, questo, questo. Vai, questo. No, che cazzo avevo messo di qua? Questo. No, ho messo questo. Protego. Levioso. No, eliminiamo i piccolini. Eliminiamo i piccolini. Confringo. Cazzo, quello dovevo pararlo. Però si possono colpire da di loro. Questa figata. Incendio. Expelliarmus. Stupefaccio. Glacius. Vabbè, quanto tracking doveva averci, signorino. Quanto tracking? Posso depulsarlo? No, perché sono troppo lento. Sono troppo pesanti. Ok. Accidua. Vero che non lo può. Madonna, quanto danno. Buoni, 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 buoni. Buoni, buoni. Buoni, buoni. Stupefaccio, Glacius. Expelliarmus. Confringo. Protego. Stupefaccio. Perché è molto Batman pure la schivata. Cioè non è Souls, non c'hai i frame di invincibilità. Devi farla al momento giusto e vaffanculo. Ti stanno, cazzi, eh. È vero che questo è vicino. Confringo. Arresto un momento. Prosecco. Stupefaccio.
Toh, beccate sta roccia, stronzo. Confringo. Expelliarmus. Depulso. Non posso depulsarti, però lo rallenta leggermente. Confringo. Arresto un momento. Madonna, ma perché mi sembra parabile quella cosa? Ma che cazzo c'ho? Non riesco a riconoscere i colori. Ma come faccio? Expelliarmus. Stupefatto. Incendio. Confringo. No, raga, non lo... perché quello non lo riesco a vedere? Non ho capito. C'ho dei problemini. Voi direte grazie al ciollo, però. Ok. Leppa. Expelliarmus. Glatus. Mi dimentico che devo tenere. Ho capito, devi morire però. M'ha preso e invece. Devi morire. Arresto un momento, confringo. Gaz. Donna. Confringo. Mori. Mori. No, stanno arrivando. È morto. È morto. È morto. Ah, ma era un famigerato questo. Revelio. Ma che te reveli tu, nonna. Ecco qua. Affangulo. Prima rompevi tanto i coglioni. Mo te lo faccio vedere io. Rompi i coglioni ancora. Dugbog di merda. Dici, Ragnar, sarebbe figa come cosa. Revelio. Questo era un tipo un mini boss del mondo, quindi. Sì, ma domanda gergo tecnica. Dopo mi sono fatto il culo così. Quel coso. Pur parlé. Ok, sì. Ok, sì. Giusto perché siamo arrivati fin qua giù. Andiamoci a prendere la metropolvere di merda di qua. Dov'era? Fulcro di magia antico. No, non sto lì. Dove sono? Sono qui. Andiamo a prenderci questa. Allora, c'è una cosa veramente... La telecamera è qualcosa di veramente insopportabile. Ma anche perché avrebbero potuto fare una roba molto alla... come si chiama? Alla For Honor. Cioè, quando si abbassa in quel modo, fai sparire la roba, Dio Cristo. Cioè, che io sto così perché c'ho il il troll qua. Cosa mi serve? Perché succede questa cosa? Perché qua dentro ci dovrebbe essere una metropolvere. Nel dubbio non si sa mai. Andiamo a lezione. Cioè, era una cosa anche di programmazione che è molto stupidina. Cioè, non è una roba chissà che cacchio è. Però andiamo da Launay. Individuiamo sulla mappa. È lì. Ok. Dici, non sarebbe stato poi un Souls-like, Kyle. Giustamente. Però veramente, cioè, quando state affrontando la roba grossa dovete per forza mettervi in free cam, perché altrimenti è improponibile. Ah, beh, è vero che qua devo salire. Ma voi immaginate gli studenti ogni volta che andate a lezione si devono fare sta cosa. E se c'è stato uno in sedia a rotelle, come fate? Un levioso, giustamente. Giustamente, giustamente. Giochiamo a carte. Snazzo! Te rubo i soldi. Ma quanto sarebbe bello un Monopoli di Harry Potter? Che è successo? Non ho capito. D'altro usa le mani, non usa la bacchetta. È vero che mi aveva detto che c'aveva la lore peculiare. Vedo cazzi amari per tutti quanti. O comunque le scene dei film tutte non ne hanno missata una. Qua, se ci sta una scena con coso, quello cieco che guarda una tazzina, rido veramente forte. Io sto là dietro con quella dei serpenti. Ma scusa, non vi odiavate voi due? Mo, amichetti? Okay. Come, cioè,
Io continuo a dire che comunque le classi di divinazione secondo me sono inutili, perché o ce l'hai il dono o non ce l'hai, non è che... siano stati abbastanza stimolanti per te. Non credo che tu possa... Professoressa, ho completato tutti insegnarlo. Molto bene. Anche se devo ammettere che avevo una sorta di presentimento che li avresti portati a termine. Ora che, senza dubbio, avrai affinato la tua intuizione completando i miei incarichi, mi chiedevo... sapendo che la conoscenza del presente e persino del passato di una persona possono rivelare tracce di ciò che verrà, cosa vedi nel tuo futuro? Pericolo? Avverto una sensazione costante di pericolo imminente. Capisco. Questi presagi, lungi dall'essere una condanna, ci consentono... sarebbe figo, cioè, se il personaggio nostro sa fa pure, come cazzo si chiama, le premonizioni, è veramente il supremo, il dio dei maghi. Non dovrebbe distrarci dal tuo successo presente. Informerò la nostra cara vicepreside della tua prestazione esemplare. Okay. E se ciò che ho appena visto è un'anticipazione di ciò che sarà, vedo grandi cose nel tuo futuro. Terribili, ma grandi. Canalizza la magia verso il bersaglio. Vabbè. Ah, si dice un Nai? Là c'è scritto Onai, la chiamano tutta Onai, invece è un Nai. Noi siamo raccomandati neanche dalla scuola, letteralmente da Cristo in persona. Bene, ci vabbè. Sei. Ora... Mudiwa Onai o Unai. Sotto la direzione del professor Black, il mio nome in qualità di vicepresidente fino alla posizione di professoressa di divinazione alla scuola di magia secondo l'idea di Hogwarts, saremo onori di accogliere nel nostro prestigioso istituto. La prego di comunicarci il prima possibile la sua decisione a riguardo, attendo con ansia la sua risposta. In più per quella dei saluti, professoressa Matilda Weasley. Così, assolutamente. Ah, ok. Scusa Ragna, pensavo se nominasse veramente così. Va bene, ma quindi... Rebellion. Penso che per la prossima volta magari mi metterò a fare dei set, perché sono fatti apposta essere 4, 4 e 4 per farti fare le cosacce. Magari vediamo di qua. Quindi descendo è tipo... no, ho sbagliato. Tu fai salire e poi fai... vabbè. Bisogna capire... vabbè, magari perché con depulso li sposti lontano e poi fai descendo e questi se schiantano al suolo o vanno di sotto dei dirupi. Questo modello di una mano è demarcato per aiutare gli studenti a far pratica nell'arte della chiaromanzia. Ma che cazzo vuol dire? In base all'angolazione della quale lo si legge, mostra una considerevole vita della linea o la probabile morte entro 2 settimane. Letteralmente aiuta è mettere la gravità più alta. Cioè noi facciamo con la rotellina nell'editor di gioco e facciamo salire la cosa. Andiamo a farci quest'ultima quest di trama. Scendi, stronzo. Andiamo a farci quest'ultima quest di trama. Cioè, quest'ultima. Anche perché io voglio gli animali magici. Signor Moon. Ah, ecco come ce li prendiamo. All'umore 2 e 3 che... pale. Sì, è un not levioso. Spazzando via la competizione, Sharp per Diffindo, l'elmo di mia nonna. Trova il goblin di nome Lodgok. Ma che cazzo di nomi? Ah, mi sa che questo non c'ho la quest in giro, eh. Oh sì, ah no. Proprio al centro, giustamente nella taverna ce l'avevano detto. Vediamo se adesso crasha di nuovo a Hogsmeade. No, perché ci stanno purtroppo aiute anche le porte di livello 2 e di livello 3. E che cazzo hai scavalcato? Ma, perché, ma lo sapete che vuol dire che qua... cioè, vedete, io non so se in live si notano tutti sti cazzo dei puntini blu. Sono lucchetti, eh. Cioè, io aspetto, dai, dai, magari era perché era la storia. Livello 3, qua dentro ci sta la Gringot, altro che... ah, il goblin di Sirona? Ok, ok. Io, scusate quando mi dimentico queste cose, perché ve l'ho detto, io sto qui più per il mood che per altro. Sì, non devo più farlo io all'Omora, Kyle. Chiamano tutti gli snasi. Ciao, Guascona. Come stai? Che bello vederti.
È bellina. Buongiorno, signorina Ryan. Desideravo ringraziarla ancora per l'aiuto con Rookwood e Harlow il giorno dell'attacco dei troll. Chiamami Sirona. È stato un piacere aiutarvi. Quei due portano solo guai. Sono lieta che fossi qui. Che bella sta sciarpina tasso rosso. Mi piace un sacco. Quel giorno stava parlando con un goblin. Sì, Lodgok. È un amico. Buona sapersi. Sembrava essere in ottimi rapporti con lui. Ci conosciamo da anni. Da quando ero adolescente servivo ai tavoli qui, prima di acquistare la taverna. All'epoca era cordiale, ma non eravamo ancora amici. La sua sfiducia nella stirpe magica era troppa. Ma ora siete amici? Sì, lo siamo. Non lo vedevo da anni, poi qualche mese fa è tornato. Mi ha riconosciuta subito. A differenza di alcuni miei compagni di classe, che ci hanno messo un po' a capire che ero una strega e non un mago. Non tutti i goblin. Ah, ok, lo dice proprio. Che i suoi seguaci. Lodgok è preoccupato quanto noi per la situazione attuale. In questo caso vorrei parlare con lui, nello specifico di Ranrok. Dove posso trovarlo? Immagino che il tuo interesse sia legato alle voci su una collaborazione tra Ranrok e il nostro amico Rookwood. Esatto. Quando non è qui lo puoi trovare a parlare di affari alla testa di porco. È uno stimato commerciante di metalli. Digli che hai parlato con me. Probabilmente e comprensibilmente si fida poco di maghi e streghe, anche se giovani come te. Detto questo, se cerchi informazioni su Ranrok per tentare di ostacolarlo, in Lodgok troverai un alleato. Ok, però una cosa che... cioè, sono onestamente curioso, ma nel 1880... come ha fatto a cambiare sesso? Cioè, proprio di storia, teso. Cioè, puoi farti... cazzo ne so, un trasfigurazione addosso da solo e cambiarlo? Usando la magia? Ma tecnicamente abbiamo visto le cutscene... i filmati di prima con quella tizia che voleva provare a fare la trasfigurazione sul padre. Poi magari è diventata una cosa... però sai che bello? Sai che bello, figata? Dici, ok, oggi mi sento dell'altro sesso. Fai così e via. Bello. Grazie, Sirona. Quando trovi Lodgok... portagli i miei saluti. Vabbè, meno minacciosa comunque. Non so che cosa hai fatto. Ok. Così potenti, ma per favore. Andiamo. Figa come cosa, però. Che paradossalmente il mondo magico è molto più, come si dice, inclusivo. Ma cioè, cose che poi diventano permanenti. Non è che la polisucco dopo un tot te fa tornare indietro. Quindi non saprei. Poi ti sbagli, diventi un cavallo, non puoi usare più la bacchetta e rimani intanto in... Amid. Chi cazzo è Amidmo? Samiro? Dov'è Samiro? Ah, ecco, Samiro! Come stai? No, questa era una battuta un po' razzista. Andiamo nella mia. Sì, ma quella è perché nella polisucca aveva messo tipo i peli da gatta di Gaza, random. Che poi quella cosa mai che... vabbè. Che belli i goblin, però. Salve, Lodgok. Sirona mi ha detto che eri qui. Ah, sì? E ti ha anche dato notizie da riferirmi? No, in realtà desideravo parlare con te. Si tratta di Ranrok. Ora ricordo, hai tre manici. Certo, quelle unghiette potreste pure spuntabile. Magari sulla bacchetta le unghie. Esatto. Ho bisogno di sapere cosa stanno tramando lui e i suoi seguaci, così da essere un passo avanti. Ammettiamo che io lo sappia. Perché fidarmi di te? Sirona si fida. Buonasera, Emlo, come stai? Bello, benvenuto. Sirona si fida di me e ha detto che i nostri interessi potrebbero coincidere. Beh, se Sirona si fida di te... Madonna, non vorrei essere voi se vi mozzicate il labbro con quei denti. Io faccio parte in mezza a guancia, questi se la staccano. Modo per far sì che Ranrok mi confidi i suoi piani. Ti ascolto. Anni fa, una perfida strega rubò una reliquia sacra ai goblin. Si dice che ora si trovi nel suo sarcofago, in una tomba accessibile solo alla stirpe magica. Ranrok, bello come li differenziano con la stirpe magica. Un litigio tempo fa. La reliquia potrebbe farci riallacciare i rapporti. La recupererò. Capito. Se prometti di rivelarmi i piani di Ranrok, recupererò per te la reliquia. Dovremo fidarci reciprocamente. Io che... perché c'ho il vago presentimento che c'è in cula? E tu che io ti riferisca quel che apprenderò.
Raccogli ciò che ti serve e vediamoci nei pressi della tomba della strega. Ok. Ok. Come dice Ragna, io sono il protagonista, devi fare quello che dico io perché sì. Io c'è roba da rubare. Cosa abbiamo qui? Un demiguise. Mandu. Ma cazzo sei? Sopra? Io tutto bene, tutto bene. Oggi sono un po' sciolto. Che, come al solito. Ah, eccolo qui. Poi, madonna, questi tocca trovarli piano piano. Magari ci facciamo una live in cui ci facciamo tutte queste robe di completismo. Però, insomma, tutto bene, tutto bene. Potrebbe andare peggio. Gnion. Tu volevi inculare me? Hogsmeade, piccola razza. Arrivando. No, ma io non continuo. Venite a ma in realtà non ne ho presi così tanti. O decide sì. Decide sì. Vedete. Ma c'è da qualche parte che posso vedere quanta roba... no, forse no. Beh, effettivamente roba... Andiamo a vendere, andiamo a vendere. Calmo. Scavallona. Di qua. Gnion. Ciao Pippin. Serve agli studenti in materia di pozioni. Ladro bastardo. Allora, questo mi servirebbe, ma non ho voglia di rientrare nel coso, ragazzi. Mi dispiace. Vai. Vendi tutto. Allora, quella sciarpa deduco non sia chissà quale cosa. La sciarpa. Io infatti mi sono accorto che di recente, cioè di solito non me le mangio le parole. Però siete che in live c'ho talmente tante cose a cui penso tra il bitrate, 18 schermate, la chat, il gioco, che mi rincoglionisco. Spero di rivederti. Non ce la faccio proprio. Vado in overload probabilmente. Andiamo di qua. Dacci la polvere bianca. Dammi l'aglio, pezzo di merda. E caccia fuori la professoressa Allium. Sarebbe bellissimo. Perché su un dirupo? E sorpassa da solo. Ciao. Pronto. Bene. Adesso mi spara una vada che d'avra. Vaffanculo. Fino all'ingresso della tomba. Cos'è la reliquia che devo recuperare? Un pisello magico. Cimelio noto come Elmo di Urtkot. Quella strega si considerava una collezionista e lo acquistò come soprammobile, incurante della sofferenza che ciò avrebbe causato ai goblin. Vuoi un biscotto? Per noi goblin, il legittimo proprietario di un oggetto è il suo creatore e non il suo compratore. Per noi maghi è il contrario. È un miracolo che ogni tanto riusciamo a collaborare. Innumerevoli differenze ci separano. Così sembra. Io sto pensando una cosa molto brutta comunque. Penso che queste differenze non siano sempre insormontabili. Per questo oggi mi trovo qui, in viaggio verso quella tomba con te. Ok. Ma secondo voi, proprio visto che è mezzanotte, siamo fuori fascia protetta, no? Ma i goblin, essendo così bassi, ma quanto odore del sottopalla sentono? Cioè, stando là sotto, mi sono affogate. E voi, lasciamo perdere, noi siamo così volgari. C'è già l'odore di piedi. Ma che cazzo, ma che cazzo vuol dire essere alto 50 centimetri? Se per sbaglio uno suda un attimo, esce dal... Lui entra per sbaglio nello spogliatoio dei Quidditch, e la fine, muore lì. Poi cioè, guarda che cazzo di tartufo che c'ha al posto del naso. Però vabbè, erano... Perdonate, era... Era un mio pensiero. Anche perché poi c'erano sti nasi enormi. Quindi ci avranno delle narici grosse così. Sì, però più svelto. Dai. Dai. Sì, cioè. Questi altro che polvere bianca. Stiamo facendo del razzismo verso i goblin. Però sti cazzi, tanto non esistono. sì. Cavolo. Buonanotte Liquid, grazie per essere stato con noi, bello, alla prossima. Sì, ho capito, ma potevo correre, ma porca di... Corri nano bastardo, corri! Madonna, corri più veloce di me, pensa che zampette corte, quante saranno? 40 centimetri di gamba. Ah, eccola lì, Alve. La tomba della strega. Questo posto ha un aspetto orribile. È una tomba. Ci sono stai fiori che paperelle. Dimmi. Ma ancora? Vabbè, no.
Gli auguro buona fortuna con l'elmo. In quanto porta bacchetta hai già un bel vantaggio. Ma prima che tu vada, hai qualche domanda? Ora che siamo qui, mi è tutto chiaro. Spero che la nostra sarà un'alleanza proficua. Ancora buona fortuna. Questo come si sta per inculare, ma di fortissimo. Io resterò qui, in trepidante attesa del tuo ritorno. Ti prego. Ma gli occhi della signorina qua? Ah, ok, stanno, si sono fatti. Sì, quella è purtroppo Ragnar, il parlare di qualcosa prova che esiste perché ne stai parlando. Quel sembrava... No, non è vero, era un'altra scheda. No. No, perché questa cosa? Allora, secondo voi quale potrebbe essere? Allora, un bel levioso con un descendo? Questo? No? Mettiamo un fuocherello e poi un... cosa ho letto? E del cibo ci portiamo. Ah, vogliamo vedere questa roba. Dai, vediamo, potrebbe essere figa. Qui c'è sta altra roba. Non ho un accio. Mi è The King Modice, tra l'altro. Un accio mi serve. Ce l'abbiamo un Lumos. Vai, facciamo tutto. Cosa ci frega? Ah, ma è Wingardium Leviosa quello. Madonna, pensavo fosse Lumos. Ancora no, purtroppo, Hemlock. Oh! È sigillata. No, no. Molla la farfalla. Revelio. Falene. Tutorial. Curioso. Ma curioso de che? Levioso, accio, descendio e incendio? Sì, perché avevo pensato che magari uno poteva ghiacciarli, alzarli, sbaducchiarli per terra e quando stanno per terra gli dai pure fuoco. Facciamo un po' di tutto. Salve. C'è uno scrigno qui. Che cazzo è esploso? Hanno fatto un puzzones, ragazzi. Lumos. Hanno fatto un giga puzzones. Salve. Nessun ragno, per favore. Esploso un bam. Minchia, che cazzo era? Un'atomica, non era un... Può essere la tomba della strega. Devo proseguire. No, zio, è che visto che tu hai questo bellissimo chiamato 3 su intelligenza, sei un rincoglionito e non hai capito che ti sta fregando. Lumos. Parliamoci chiaro. Dimmi tutto, Corvo. Dimmi tutto. Chi dobbiamo far fuori? Che bello però le luci, mi piacciono veramente un botto. Sono un sacco figo. Il mod. Ma tanto stiamo tutti tranquilli. Stai calmo, Corvo. Stai tranquillo che quando serviranno le cose sarà il primo che verrà fatto mod. E questo? Incendio. Defulso. Ok. Avevo capito bene, fortunatamente. Lumos. Pigliamo sti funghi che sono sempre utili. Basta. Oh, c'è un potere. Però mi piacciono questi piccoli dungeon quando non ci sono dentro boss di merda. Scusate. Troppo. Lumos. Ho la sensazione che qui ci sia qualcun altro. Che ci potrebbe essere? Ah. Ok. Va bene. Venite qua. Incendio. E minchia, non t'ho preso per quanto? Per un millimetro. Porca troia, 1700 danni, ma che cazzo era? Incendio. Levioso. Oh, comunque gli imperi, come cazzo si chiamano questi, gli Inferus, sono veramente un dito in culo, Incendio. Protego. Stupefaccio. Levioso.
Descendo. Buoni. Incendio. Glatus. Leviosa. So veramente un dito nel culo. Incendio. Levioso. Descendo. Io non riesco a parlare, non riesco a dirgli i nomi di sti cavolo di nemici. Inferus o Inferius. Infetus. Sì, questi sono poveri cristi morti. Prossima volta, madonna, se mi metto a fare i set. Così non devo stare a cambiarli ogni 2x3, ragazzi. Esplodono vasi, come sempre. Gli inferi. Ecco, gli inferi. Grazie. Gli inferi. O anche zombie, non morti. Pipiri. Era un levioso un po' figo. Lì. Salve. Qua ce ne saranno sicuramente altri, no? Lei venghino. Ah, solo uno alla volta posso portarne? Sì. Lumos. Perché boh. Là sopra come ci posso salire? Revelio. Ah, ok. Lumos. L'ingranaggio girerebbe se trovassi il modo di fornirgli energia. Ah! Sto scemo, ragazzi. Lasciate aperte. Non ci penso mai. Ma che teaccio! Non c'ho depulso! Ti faccio... No. Cazzo ho fatto? Depulso. Ma basta anche fare questo? Depulso. No. Minchia, quanto mi sto rincoglionendo. Ecco, una cosa che avrebbero potuto mettere magari per semplificarti anche la lettura quando stai a fare sti set è fatti vedere magari sopra al simboletto se l'hai messo già in qualche altro set. Mi mettevi destra, sinistra, sopra o sotto e mi facevi capire un minimo. Lumos. Perché se no io già sto rincoglionito. E poi tocca staffa pure così. Ecco qua, vedo che accio è sempre bellissimo per gli italiani. Ci sono quegli incantesimi che noi italiani sono bellissimi, cavolo. Salve, posso entrare? Fighe. Ok. Ma quella purtroppo Ragnar è come gli Horcrux. Che cosa c'è appeso? Bisogna lassù. Guadagnarseli. Sembra un po' precario. Mi stai a dire che devo fare lo stronzo? Deduco di sì. Si scende. Ma col cazzo che c'entro? Ma come non c'è altra via? Aspetta che si lutta. No, perché puoi fare le combo anche in altri set, aiuta. Quello è il fatto. Cioè, tu puoi fare che la metti più su più set. Però... C'è solo una via. Mortacci, due c'è solo una via, cioè. Vabbè, è vero che questi sono dei parkourer, me l'ero dimenticato. Totalmente. È vero che c'è debut. E non c'ho di nuovo accio. Mannaccia la madonna. Tazzo. Wingardium Leviosa. Statua di Woofer. Oh, questa è bella. Che bella. Basta, si scende giù. Oh. Dici che la richiamano. Che la richiamano così, Ragnar. No, aspetta, di qua c'è qualcosa. Vado. Prepuzio. Chi ha parlato Revelio. Di prepuzio, ragazzi? Ho letto un prepuzio in chat. Salve. No, aspetta, forse sono andato nella via giusta senza vederlo. Sì, comunque, questa è proprio una tomba. Non è una tomba, è una miniera. Altro che. Ha la stessa valenza, cioè.
Fai levitare due nemici contemporaneamente. Chi c'è? Gli inferi deduco di sì. Protego, incendio. Levioso. Ma scusa, ma io dovrei fare l'incendio de massa. Perché non funziona? Ho fatto. Usa una mandragola. Mo te la uso. Fanno gli impa... Madonna mia. A lei. Bastardi. La radice al problema. Che cazzo di roba ho preso? A lei. Incendio. Mi dimentico che sto coso è fatto così. Descendo. Levioso, Glacius, incendio. Porca. Descendo. Madonna. Porca. Lutta tutto, sei altra gente. Un fetus. Era un fetus. Ecco, quello è quello che succede alla clinica dell'aborto, ragazzi. Sappiate. Incendio. Levioso. Descendo. Glacius. Ok. Stessa cosa succede. Salve. Andiamo. Tu attaccati qua per adesso. Fetore di morte. Cioè stiamo letteralmente raccogliendo del profumo di morto. Quest'altra. Questo è un problema. Ho fatto una frase in latino senza accorgermene. Sono incredibile. No. Ok. Signorina farfalla, lei ci arriva qua? Deduco di no. Devo trovare un modo per portare sta maledetta sopra. Sono raccogliendo puzzette di morto, sì. Come la posso portare? Ah, ok. Vabbè. Lumos. Ciappala. Descendo. Ma che te... Ma come? Ma... Ah, ma perché... No, sì. Diciamo che anche... il tipo di incantesimo è molto più sulle... Cioè, io pensavo che ci fossero cose specifiche. Mentre no, è quello energizzante in... la maggior parte dei casi. Perché non vieni? Ma sei maledetto. È quello che ti dà la spinta. Descendo. Perché vedi pure... Ah, no, non è vero. Descendo non ho fatto niente. Questo okay. È ancora più complicato. Ma che te è ancora più complicato? Se sei un ragazzino di 2 anni è complicato. Ecco, è complicato. Ma più o meno. L'ultima dimora della strega. Sì, certo. Logok ha detto che l'elmo era nel suo sarcofago. Ma chissà che cazzo stai a rubà. La testa d'Exodia palesemente stai a rubà. Io te lo dico. Rotti una moneta. E tanto bastò allo snaso per rubare. Il cadavere di una Schwinder. I suoi compagni devono essere fuggiti con l'elmo. Lodgok non ne sarà affatto felice. Meglio che lo mostri a Lodgok. Ma scusate, ma allora quell'altra via che ho incontrato dove mi portava se qua c'è l'uscita del dungeon? Deve esserci un qualche tipo di meccanismo per aprire questa porta. Ma poi che cazzo vuol dire uscita? Va bene. Va bene, ragazzi. Beh, hanno fatto bene a non farti rifare tutto il dungeon in uscita, per carità. Salve. Ciao. Lodgok, il sarcofago è stato depredato. Non ho trovato alcun elmo, solo una Schwinder. Non credo, Corvo. Accidenti, sono arrivati prima di noi. Dobbiamo recuperarlo prima che Rookwood lo usi per ingraziarsi Ranrok. Ho visto un loro accampamento non lontano da qui, ma temo dovrai andarci senza di me. Sono troppo vecchio per combattere. Sì, ma non per incularti. Mi dirigo là subito. Bene, non c'è tempo da perdere.
Impossessati dell'elmo prima che lo faccia Rookwood, o perderemo qualsiasi potere su Ranrok, seppur minimo. Megoyu, andiamo. Tremo al pensiero che quei maledetti ladri si siano... State piano piano creando una storia qui in live, comunque. State creando veramente una storia. Andiamo. Vabbè, ma questo già l'ho sterminato. Che cazzo c'è? C'è un Nordtroll. Un orco. Stai solo rimandando lì. Buono. Erca puttana, mi è entrato il troll in culo. E fa male il troll in culo, ragazzi, eh. Protego. Stupefino. Ma perché tu devi stare a fare sta roba? Perché devi stare a rompere i coglioni? Questo è più debole, però. So, poniamo un po' di roba random. Madonna, hanno shottati tu. Ho capito, che palle. Ma non è Assassin's Creed, attaccano tutti insieme. Incendio. Protego. Stupefatto. A lei. Pezzo di merda. Meglio arrenderti finché sei ancora in vita. Expelliarmus. Ora Levioso. Confringo. Incendio. Ah, beh, o me lo dimentico, raga, che questo non è ravvicinato. Come fa a essere più resistente lui? Perché in realtà io continuo a pensarla a sta cosa. Va bene. Continuo a pensarla a sta cosa, ma in realtà il gioco è molto meno caotico e caciarone di quanto sembra, perché è fatto molto di botte e risposte. È tipo un mega sasso carta forbice. Cioè, essenzialmente. Cioè, ok, sì, fare lo spammino sempre costante è utile perché ti dà la magia e compagnia, ma in realtà è fatto tutto che devi usare l'incantesimo giusto contro il nemico giusto o l'incantesimo Rebellion. Giusto al momento giusto. Perché l'attacco base poi non... magari diventando più forti pure quello diventa OP, eh. Però... cioè, l'attacco base mi sembra veramente inutile. Veramente tanto inutile, mi sembra. Fa un cazzo. Cioè, tranne l'ultimo colpo che c'ha tipo un boom, tira un madonnino. Praticamente ti mangia morte. Ah, un'altra bestiola caduta in trappola. Defulso. Che agilità. Levioso, descendo. Vai. Confringo. Defulso. Adios, mon ami. Nessuno crederà che ho sconfitto una Schwinder da solo. Questo non, a casa mia si chiama sconfiggere, si chiama uccidere a sangue freddo, però va bene. Va bene, sei un Ingram. Ok, l'ho detto adesso. È davvero? Figata! Misterioso e un po' inquietante. Cosa devo fare? Cioè, un po' volgare, però figata. Oh. Ho sottratto l'elmo agli Ashwinder. Molto bene, Ranrok ne sarà. Guarda con quelle unghiette lunghissime. L'elmo brilla ancora di più di quanto pensassi. Le incisioni, il profilo, è straordinario. Magnifico. È bellissimo, Lodgok. Capisco perché ci tenevi tanto a riaverlo. Recuperando l'elmo hai fatto un favore ai ladri. Molti goblin avrebbero ucciso per averlo. Ah, allora sono felice di liberarmene. Grazie. Come ora se tu avessi paura di uccidere. Rock. Glielo porto subito, così si distrarrà dalla sua ricerca. La okay. Sua ricerca? È solo un'intuizione. Mi hai davvero colpito, giovane. Sono sarà che sono abituato ormai a Kojima che mette colpi di scena ovunque, però mi sapeva di persona cattiva. Meglio tenere segreto il nostro accordo per ora.
In pochi crederanno che i nostri obiettivi possano essere simili. Va bene. Sì, però mi date la cosa degli animali magici, per favore. Vi prego. No, missione disponibile. Sì, Mangiamorte rispetto a noi veramente sono persone normali. No, non ho missione. Dobbiamo aspettare che ci arrivano le lettere, ma sicuro come loro. Prossima volta però ci facciamo... Ciao. Mi chiedevo se potessi passare ai tre manici quando ti è possibile. Avrei bisogno del tuo aiuto per una cosa. Cazzo era quell'esplosione? Come dicevo, a mia sorella Anne manca Hogwarts e ultimamente non è in sé. Ti andrà un'esplosione. Di tenere fede alla tua promessa e venire con me a trovarla. Sto per partire per Feldcroft. Conto di vederti là. Il borgo è appena a sud di Hogwarts. Comunque, spero che te la cavi bene con la maledizione esplodente. È tra le mie preferite. Va bene. Ora che hai partecipato alla lezione di animali, ho chiesto a Tick di assisterti nell'uso della stanza. Vai! I tuoi studi in materia. Per favore, va a parlare con lui quando puoi. Ti prego. Oh, di merda. Vai. Quest primaria, aiuto. Stava a dire, oh, dobbiamo andarcene a fanculo. Ah, oh mio Dio! Sono felice di vederti. L'altro giorno Tick ha visto questo sacco nella stanza. Tick pensa sarà utile per i compiti. Tick ne ha già visto uno prima d'ora. Tick lo chiama sacco acciuffatutto. Ah, chiama valigia Zingarinus. Sì, non me la aprire in faccia. Chiudi. Perfetto, per cazzo sorridi che hai appena visto una valigia per rapire persone. Questa è preferita dai pedofili, per i bambini. Pensavo a una cosa che la professoressa Howin ha detto a lezione, cioè che dovrei studiare quanti più animali possibili nel mio tempo libero. Ha anche accennato alla presenza di bracconieri nell'area. Quindi... Sì, ho capito, non è che tu puoi diventare ozzo, zio, però. Cioè, occhiamo l'animali, sì. Pensava proprio la stessa cosa. Quindi? Ah, vedi? La stanza sapeva esattamente di cosa avevi bisogno. Sto leggendo. E per tua fortuna, Tick può mostrarti come e dove usare il sacco acciuffatutto. Sapete che noi adesso andiamo a prendere uno snaso. Comunque lui l'hanno fatto veramente apposta ad assomigliare tantissimo a Dobby. Almeno non tanto nella peluria, ma... Preoccupatissima. Possiamo vederci? Ti aspetto in cortile. Che cazzo era dell'Idea Hoax? Vabbè. L'hanno fatto apposta almeno negli occhi. Voglio imparare a usare il sacco a ciuffa persone. Voglio imparare a usare il sacco a ciuffa tutto. Perfetto. A Tick piacciono le escursioni. Cioè perché se lui gli togliete la peluria è Dobby. È Dobby fatto in 4K. Scegli di Scooby. Ecco. No. Povero Tick. Già c'ha un nome un po' particolare. E poi gli mettiamo pure cose su per il tipo di... Ok. Fammi catturare uno snaso! È cattivo. Ti odiava lavorare per lui. Ha fatto cose orribili ad animali bellissimi. È allora che Tick ha visto per la prima volta un sacco acciuffatutto. Sarà che bella la pioggia sugli abiti comunque. Io non so se voi lo vedete in live, ma ci sono tante piccole goccettine sugli abiti. Che siamo arrivati. A Tick piace venire qui a guardare gli animali, specialmente il branco di Puffskin. Sarà bello tenerli al sicuro. Cioè, sarà non bello rapirli. Puntare l'apertura del sacco acciuffatutto verso un Puffskin ed è fatta. Vabbè, così easy? Cioè, letteralmente tipo bracconiere siamo. Io mi avvicino. Ma che palle sta... Raga, questa è una roba che mi veramente... Quindi io faccio... Ah! No, non stai. Non fare storie. Non ho nessuna intenzione di farti del... Levioso. Ok, bisogna immobilizzarli. L'aspirapolvere. Gno! E quindi? Ne hai preso uno. Sì. Parla con Tick. Ho salvato un Puffskin. Puoi salvare. Ma no. Sai che bello, bombarda morto là per terra, lo risucchiamo poi. Puffskin. Beh, Tick non sa per certo che cosa se ne probabilmente faccio. Le pelli, tipo le pellicce. Ma sicuro. Non tutti gli animali si lasciano salvare facilmente come i Puffskin. Tick suggerisce di cercare un animale volante, un Jobbernoll magari? Bene. Dove ne trovo uno?
Tick sa che si annidano a ovest, su un grosso albero che si affaccia su. Me non me ne frego un cazzo. Però degli animali volanti. Io voglio uno snaso. Tick ha visto dei bracconieri in quella zona. Tick ti aspetterà qui. E mi sa che ci muori ammazzato perché io voglio lo snaso. Vabbè. E Tick ti aspetterà qui. E se ne va. Vaffanculo. Andiamo. Finiamo questa, almeno così comincia a bridare tutto. Sì. Questo posto ha visto giorni migliori. È vero che devo abbassarmi sta cosa, ma la dimentico sempre. Dovremmo andare a fare pure il potenziamento della scopa. Ma la prossima volta ci mettiamo a fare tutte le secondarie. A acciappare tutte le cose, a fare gli enigmi, a fare le robettine, a catturare animali come se non ci fosse un domani. Ah, ecco perché era questo. Ok, dove siamo venuti la volta scorsa. Salve, Tick. Ciao, Tick. Che ne dici? Continuiamo? Vabbè, oh, perché no, il piccione non si fa catturare perché è un piccione. Questa zona è piena di bracconieri. Forse credo. Sarà il caso di affrettarsi. I Jobbernal sono proprio qui, in questo grosso albero. Tick ha visto usare l'evioso per rallentare gli animali volanti, così da avvicinarsi e usare il sacco acciuffa tutto. Vabbè. Vado, cercherò di salvare un jobber. Ma quindi adesso posso catturare anche la mount da terra? No. Non sarà apparsa mai nella vita da nessuna parte. Ok. Va bene. Arresto un momento. Uso levioso. Io ti paralizzo sul posto e vieni con me. Ah, c'ha pure più barre, minchia. Ok. Non voglio farti del male. Torniamo da Tick. Gnau. Ho salvato un Jobbernol. Vado, l'hai rapito. Trovi accogliente il sacco, acciuffa tutto. Ma infatti l'ha detto che è tipo sfera Pokéball. È infinito. Non sono gentili nel raccoglierle. Ci sono altri animali nelle vicinanze? Solo un tipo che Tick sa. Ma me ne frega un cazzo del Bunkalf! Vivono in una radura lungo questo sentiero. Tick ti aspetterà lì. No! No! Io voglio, ma vaffanculo. Gnion. Però sta cosa, cioè lui si teletrasporta a cazzo veramente, è una roba inquietante. È questa la radura di cui parlavi? Sì. Ma perché continua a parlare come se fossero passati giorni? Con il motivo a spirale di fronte, ma solo alla luce della luna. Per cui sfortunatamente a volte dovrai aspettare che cali la notte per vederli, a meno che tu non abbia un modo per far correre più veloce il tempo. Come stai a fare wink wink al giocatore? Tick aspetterà il tuo ritorno. Tacci tua. Ok. Va bene. Pipiripiripiri. Aspettiamo. E poi Munkalf che erano tipo quelle sorta di alpaca strani, eh? O non mi ricordo io. Eh sì. Addirittura tre barre. E allora la mount da terra, che cazzo c'è? Non ti farò male. 10 gol. Ma se prendo anche un maschio. Dov'è il Munkalf? Munkalf, vieni qua. Munkalf. Stai fermo. Stai fermo. Che ti faccio trombare una volta tanto. Anche perché penso se c'è maschio ferma serve per fare, insomma, le bridate, no? Ok. Torniamo dal signorino. Ciao. Sarebbe figo. La prossima volta ci andiamo, Ragnar. Catturare, ma ora ho un Munkalf. Anche se penso che a un certo punto gli animali magici cominciano a menarti indietro, È un peccato non aver visto la danza dei Munkalf. È uno spettacolo meraviglioso. Tick pensa che qui tu abbia finito. Potrai salvare molti altri animali. Ora però portiamo nella stanza quelli che hai già. Va bene. Tick ti aspetterà nella stanza. Vieni quando vuoi. Mo ci vengo, dammi un attimo. Dammi un attimo. Che cazzo era quello zingaro maligno? Qualcuno si ricorda dove erano gli zingari? Eccolo lì. Andiamo dagli zingari. Dammi un attimo. Muovengo, Tick, muovengo. E vaffanculo. Me ne frega niente della peta magica. Arrivo.
Donna, neanche quando veramente ti dice che c'ha la casa libera e ci stanno i genitori. Vai! Metti la quinta, sta scopa di merda. Vai, vai. Dai. Dai. Ora ci andiamo alla stanza della necessità. Anche perché se quelli droppano materiali per le cose, almeno posso cominciare a farmi chia pure quelli per fare pozioni e tutto. Arresto un momento. Vieni qua. Vieni qua. Bastardo. Che mi servi per andare a rapinare la banca d'Inghilterra? Professore Sawin non ci crederà mai. Revelio. Che cosa? Che abbiamo trovato? È uno snaso shiny? Mi è stato a D? Non ce ne sta pure un altro, che così li faccio figliare come delle bestie. No? Non è stato un gran momento. Cosa? C'è un po' di roba contro Tic. Che cos'è questo? La snasa che abbiamo. Era uno snaso o una snaza, mi sa. No! Non colpirlo! Incendio. Ma che cazzo usi? Dov'è? Revelio. Dov'è? È scappato. Eccolo. Maledetto. Maledetto, vieni qua. Maledetto. No. Vieni qua. Vieni qua. A casa. A casa. Caputtana, vieni qua. Sembro io con i miei cani. Ah sì, mi sa che era uno shiny. Quello era uno shiny quello che ho preso. Andiamo a Hogwarts così facciamo le ultime robettine. Senza necessità. Sai che Twist Hemlock, se tu la spari e vedi scendere veramente, sarebbe fighissimo. Tutti li catturiamo, Ragnar, tutti. Io voglio anche gli animali quelli grossi, quelli cattivi. È il momento di mostrare agli animali che hai salvato la loro nuova casa. Qua a mezzo li mettiamo? Qui non c'è abbastanza spazio. Mi ha risposto, quindi... Immagina come sarebbero ingestibili se fossero liberi di scorazzare. Ma peccato come mi cagano ovunque. Forse se ti concentri su quello di cui hanno bisogno gli animali, la stanza provvederà a fornirlo. Tipo una fattoria? A cosa hai pensato di preciso? Un vivario sembra. Oh, sto dicendo una puttanata. Santi nomi! Ce l'hai fatta! Ma che cos'è? Tic non sa. C'è solamente un modo per scoprirlo. Ma che ad un wormhole. Entri, Mother Base. Ma che... Ma scusi, sì, va bene. No, noi non altro che privilegi direttamente con Cristo in persona. Guarda qui, è fantastico! Dove ci troviamo, Tic? Si direbbe un posto in cui ospitare i tuoi animali. Una specie di riserva. Tutti i tuoi animali staranno benissimo qui. Vivranno a lungo e al riparo dai pericoli. Che ne dici di liberarli? Fagli conoscere la loro nuova casa. Cioè, noi dentro la stanza delle necessità? Cioè, noi siamo dentro Hogwarts, dentro la stanza delle necessità, e dentro la stanza delle necessità ci sta un una riserva naturale, perché questo non è un vivario. Ne possiamo mettere 12 animali attivi. Ok. 4 specie. Ah, peccato, quindi non posso... Ma no! Perché non posso mettere lo snaso? Che sono stronzi loro. E mettiamo un pupskin, mettiamo questo. Tanto questo era shine, è fatto tipo... Tipo mucca. Lo sapete che io potrei passare ore soltanto a pettarli sti cosi. Madonna, che occhi. Che occhi. Bellino. Questo comunque sembra un normalissimo uccello, solo un po' strano. Tic pensa che il vivario sarà un'ottima dimora per i tuoi animali. Infatti, che belli però. Spero solo ci sarà abbastanza spazio. Sembra per a me. Tutti. Anche Tic lo spera. Ma se fossi a corto di spazio, Madame Peck di Fiera delle Fiere a Hogsmeade saprà trovare un'altra sistemazione sicura. Per qualsiasi animale che non possiamo ospitare qui? Sì. Ah, ok. Si occupa spesso degli animali in difficoltà, è risaputo. E te ripagherà un prezzo giusto.
A proposito, gli animali ben nutriti e strigliati ti forniranno preziosi materiali magici, come il pelo di Puffskin, ad esempio. Raccogli questi materiali magici dai tuoi animali e Tick ti mostrerà come usarli. Diciamo molto che... bene. Quando li avrò raccolti te lo farò sapere. Diciamo che vendere gli animali mi sa di un bracconiere... come posso dire? Legale. Però vabbè. Prendiamo i peliti di Puffskin. No, Margherita è bellissimo, però mi dispiace per quel coso, Neko, perché avere degli occhi così grossi vuol dire che tu c'hai grandissimi problemi. Se ti prendi cura, gli animali ti daranno materiali con diverse proprietà magiche. Puoi occuparti di loro dandogli il mangime, la spazzola per animali, per assegnare il mangime. Capito, ma sta cosa... ce l'ho già messi? No, ovviamente. Lippa. No, la valigia già ce l'abbiamo. Lì. E porca puttana. Aspetta tutto. Madonna. Ma posso interagirci? È un piccolo animale simile a un vitello con un occhi... ah, ecco perché è fatto con le macchie. Occhi enormi a disposizione estiva. Si possono osservare e mandare Mooncraft ballare quando la luce della luna piena illumina il terreno. Posso anche rinominarlo o liberarlo. O chiamarlo. Chiamarlo implica... ah, ok, che me lo teletrasporta qui. Potremmo fare un'integrazione con... un... che? Un'integrazione con Twitch che... che gli dava i nomi delle persone. Vieni qua, stronzo. No, no. Ma mica sto dire una cosa che è cattiva. Ecco. È che purtroppo avere occhi così grandi ti, proprio fisicamente, crea dei problemi. Però è carino, per carità. Madonna, guarda che bello. Però lo so che il mio animale preferito è uno zingaro sotto mentite spoglie. E quanto tempo ti devo aspettare? Tu, dove corri? Che bello però che c'hanno così tanto spazio. Sì, diciamo, per carità, quella non... oh, guarda che c'ho il mangime in mano. Quella non credo li venderà e gli strapperà le cose, eh. Per carità del cielo. Mangia. Oh. Piuma di Jobbernol. 25 minuti. La madonna. Pelliccia di Puffskin. Esatto, sarebbe stata molto molto carina come cosa. Ma quindi aspettate un attimo, io non ci ho pensato. Ah. Ah, ah. Ok. Oggetto da esterno. Ah, ecco che cazzo serviva tutta quella roba. Scusa, ma questa? No, no, ma gli darò dei nomignoli del genere, Neko, tranquilli. Mo non me sto a metà fa perché tra un po' chiudiamo la live e tutto. Però la prossima volta si danno i nomi. Farming Simulator è diventato, eh sì. Disattiva autoallineamento, però figata. Ma scusa, le scale perché? Perché posso fare anche tipo i recinti, le cose. Poi spizzerò. Guarda quanta roba. Sì, puoi proprio farti... questo è più che Farming Simulator. Vado. È crearti la tua fattoria. Questo è proprio crearti la tua fattoria. Beh, per adesso mettiamo questo, che è l'autocoso per il mangime. Tanto ci sta quella per gli uccelli grossa e quella per terra per gli animali. Anche a te, Corvo. Grazie per essere stato con noi. Bello. Oh, guarda che belle tutte ste cazzo di animazioni. Madò. Mamma mia, comunque c'è una cura per i dettagli di sta roba incredibile. Dove cazzo è andato il Mooncalf? Dove sei, bastardo, ecco. Madonna che sei bello. Madonna. Visto che questo, anzi vai, visto che questo è quello preferito da Neko, lo chiameremo Neko. La chiamiamo Neko, eccolo. Così. Ah, vabbè, ma puoi fare... ah, ok, meno male, bravi. Madonna, oh, guardalo che bello che vola. Raccogli. Ah, ok, puoi fare... meno male, perché se no dovessi andare a cercare sarebbe stato un dito infinito. Dimmi tutto, Tick.
Voi lo sapete che prossima volta qua dentro ci sono 12 snasi. Tic, ho che raccolto pigliano. Alcuni materiali magici. Ora Tic ti mostra come utilizzarli. Per prima cosa, utilizza questa magiformula per evocare un... Ah, per potenziare gli equipaggiamenti, sì, c'è bisogno di questa roba. Di ok. Raccolti e figo. Nelle fibre dei tuoi indumenti. Così da figo, renderle figo. Più utili in molti modi diversi. Perché non ci provi? Tic pensa che i risultati del telaio incantato ti stupiranno. Va bene, vado subito a provare il telaio. Devo andarmene dentro però, perché questo è esatto, sì. Madò, però che bella. La stanza di necessità è veramente, veramente bellissima, cavolo. È veramente figa. Hanno trovato un modo molto bello per fare tutto in un posto. Il telaio. Vai. Sì. Equipaggiamento presente di norma una statistica principale di attacco di difesa. Si può usare il telaio per sfruttare materiali magici o aggiungere o potenziare una statistica secondaria o applicare caratteristiche al tuo equipaggiamento. Diversi piccoli potenziamenti possono generare un bonus notevole e aumentare la potenza in combattimento. Ti possono salvare nuovi animali nelle tane degli animali o sbloccandoli nelle missioni. Nuove ricette per caratteristiche si possono trovare negli accampamenti dei banditi. 22 snasi e prepari il campo da calcio. I pronipoti, sì. Prima di così. Però bello, figo, ok. Perché pensavo, però vedi pure qua la cosa dei soldi. Fammi che posso, cioè io capisco che tu mi dici, adesso parte pubblicità, grazie sempre a tutti quanti per il support. Cioè io capisco che tu mi dici, ok, puoi vendere gli animali, puoi vendere gli oggetti, ok, ma fammi vendere anche i materiali, per dire. Quindi se io, ma posso togliercela quella roba? Visualizza potenziamento. Potenzia equipaggiamento. Scusate. Vedi caratteristiche. Ah, ok. Madonna, queste sono tutte quelle che ho scoperto. Ce le posso mettere tutte? Danni inferti a tutte le piante. Ampiamente danni inferti da diffindo. Danni inferti a tutte le piante estremamente... Ragazzi, voi lo sapete che io prossima volta... Ma costa soltanto... No. Peccato. Io farò tipo un set, io uso quei cazzo di cavoletti, non me ne frega niente. Ok, ok, mentre per quanto riguarda il potenziamento puoi farlo fino a 3 volte. Questa è una cosa molto figa. Buonanotte Kai, grazie per essere stato con noi, bello, tanto adesso stacchiamo anche noi. Ok, ah devo farlo per forza. Visto che questa me la terrò per un po'. Erbologia 3. Mi mancano le cose. Erbologia 2. Mi mancano le cose. Vaffanculo. Che Cristo Dio. Incendio. Quante pubblicità. Ok, è finita. Bentornati. Però una volta che ce le... Perché giustamente non c'ha senso poterle togliere. E poi potenzi. Pelo di snaso. Verruche di rospo. Aie. È venuto bene. Devo mostrarlo a Tic. Tic. Ho usato il telaio. Tic, ho usato il telaio incantato. Fantastico. Utilizzando il telaio potrò infondere magia ancora più potente nei miei abiti? Sì, salvando animali sempre più potenti. Tuttavia, per ora, Tic ti suggerisce di esplorare il vivario e fare conoscenza con gli animali già salvati. Grazie. Grazie mille per il tuo aiuto, Tic. Easy. Vabbè, questa prima piccola linea è per dirti: non hai ancora tutti gli animali in giro. Perché io, tra l'altro, ci ho fatto caso adesso che effettivamente ci sta lo spoiler di che cazzo sono le altre mount. E penso che l'unica mount di terra sia quel cazzo di gigadog con i tentacoli in faccia che c'era pure in... come si chiama? In Animali Fantastici. Però non credo che posso andare a tamarli adesso. Almeno penso. Salviamo la partita. Intanto 18 ore, perché facciamo così. Andiamo in chatting di chiusura. Madonna quanto sono giallo, sono diventato un Simpson. Che cazzo vuol dire? No, peggiorata credo la situazione, ma sti cavoli, fatemi chiudere tutte cose. Stava di...
Cioè, non credo che adesso possa andarmela a cercare in giro e catturarlo. Penso che mi sputa in faccia, o meglio ancora, non lo posso incontrare proprio. E sono diventato blu, ma infatti sì, non ho capito. Proviamo a mettere rosso, magari gli dà, ecco, rosso già gli dà più conforto. Però fighi fighi. Prossima volta mi metterò a prendere un paio di tutti gli animaletti e cazzi e mazzi vari. Perché almeno quei materiali, sapete che quando magari andiamo in giro, mi metto a decorare la stanza dell'università, che ogni tanto arrivano, ci sta. E non lo so che se possiamo ancora fargli fare fighi fighi, sai, Nico? Sai che bello, entriamo, c'è una gang bang di snasi ovunque. Snasi che procreano come delle bestie. Però mi metterò a catturare tutti quei due o tre animaletti che abbiamo visto. Mi metto un attimo a gestire meglio la stanza delle necessità. Sto cercando una cosa ma non la sto trovando, mannaggia a me. Quindi un ciollo. Però figo figo. Figo figo. Penso che abbiamo effettivamente trovato tutto. Prossima volta sarà completamente di esplorazione. Totale. Ci mettiamo a esplorare, a fare tutte le secondarie del ciollo. Esploriamo per bene Hogwarts, perché adesso abbiamo un sacco di incantesimi con cui possiamo fare almeno gli enigmi ad Hogwarts. Cominciamo a fare un leggero completismo. A trovare Snasi. No, quelli già ce ne ho due. Infatti appena posso devo... Infatti perché non l'ho fatto? Dovevo farlo. Però va bene. Però fico fico. Bellino. Ci sta appunto... Io ecco, se è sorto un problema è stato quello proprio della cam. Perché la telecamera contro la roba grossa è un casino. Cioè quella fissa, io dico, eh. Perché avrebbero potuto tranquillamente fare che quando stai... Ci sta qualcosa in mezzo al cazzo, la togli. Basta, come su For Honor. Su For Honor, se voi per sbaglio state facendo... Siete in lock con qualcuno, sparisce mezza mappa. Perché tu devi concentrarti sul file. So che non è propriamente la soluzione migliore. Però o fai che diventa trasparente l'erba, gli alberi, le cose di quel tipo. Oppure risulta un po' una merda. Perché, cioè, per non parlare poi se combatti per sbaglio mentre stai nel fiume. Perché voi non avete idea, io prima mentre stavo affrontando il troll e stavo dentro al fiume, era un cazzo di casino. E a parte il personaggio era lentissimo, ma quello ci sta. Ma era proprio la telecamera che dice no, tu qui non devi capirci niente. Non ci devi capire veramente niente. Ma comunque, per il resto, io vi ringrazio per la compagnia che stasera, nonostante di nuovi problemi, ma a me non me ne frega niente, scaricherò le live, le riunisco e ricaricherò pure queste. Siete rimasti comunque in tanti, si è fatta l'una di notte. Però il personaggio non smetteva di... Sì, lasciamo perdere, ecco, quella è un'altra cosa, ecco. Effettivamente, la telecamera, il cazzo del personaggio... Perché io capisco che loro lo mettono per farti capire che cazzo devi fare, però non ogni 3 secondi, porca troia. Noi ci vediamo domani sera con Dragon Age Awakening. Non so ancora se ci facciamo una lettura codex o meno, magari ce la facciamo verso fine serata, magari ce la facciamo all'inizio, magari non ce la facciamo, ma ci vediamo domani. Grazie sempre per la compagnia, spero che la live vi sia piaciuta. Ricordate sempre, corgi che va bene. Buonanotte belli, buonanotte Ragnar, buonanotte anche a te Nego, grazie a tutti quanti per la compagnia, ciao ciao.